Buonasera, sono Alphonse Mortimer Ginevra dei Visi di Acque Scure. Forse mi conoscete come campione dell'arena o salvatore delle genti dell'arena o come la strana persona inquietante che ha girato per la città recentemente con una bellissima armatura che fa capire la sua importanza e la sua dedizione sia al popolo che a chi di più importante. E a proposito di chi di più importante, proprio questo è successo l'ultima volta. Abbiamo conosciuto l'imperatore, è un po' diverso da come ce lo aspettavamo, ma dovreste leggervi un po' le cose passate per capire questo pezzo, quindi fatelo. E abbiamo conosciuto il nemico giurato del nostro amico Orco e adesso dobbiamo attirarlo fuori. A quanto pare Broxnar ha un modo, lo abbatteremo fuori, lo tireremo fuori, lo chiameremo e faremo vedere a tutti perché Alphonse è l'eroe dell'arena. No? E questa è la ballata di Fumble, chiaramente. Fumble Now! Vamo! Ora l'abbiamo fatto in tempo a far partire il podcast che qualcuno ha scritto Fumble Now! Così proprio, hanno già Sì. lanciato il In prima codice. Io battuta. in più ho avuto l'emozione di partenza in cui per un attimo ha fatto stuttering la sigla e ho visto il cuore di Claudio fermarsi un attimo e la faccia dire che palle! E poi però in E invece realtà no, a quanto esatto. pare ha funzionato. Ero già pronto a tirare una bestemmia mordigiana così, E in non ho prima e non avevo battuta. capito poi, ho dovuto interpretare il segno che mi ha fatto se era una è finita la sigla, party, oppure un Siamo una fermo, è merda, inutile che dici qualcosa esatto. perché tanto non sta andando. Esatto. Ma anche questo è Fumble No, allora, Now! questo è vai, questo è fermo. Come il Ok. vigile. Questo è vai, questo Questo è è come il fermo. tactical facepalm. Esatto. Ok. Quello che state ascoltando è Fumble che non gioca a questo affare che abbiamo sul tavolo e Però, per ora se no, state per ora. ascoltando il Io podcast non si vede, però ma ci voglio giocare presto. io ci voglio giocare prestissimo anche perché è una scatola alta il doppio di qualunque. È strano che tu non facessi partire. È un Alta il rito doppio ormai. di qualunque altra scatola di un gioco di ruolo che abbiamo, perché è praticamente un gioco da tavola di ruolo. Ed è Warhammer Fantasy Roleplay. Anche perché è un gioco di ruolo da tavolo, tutti. Questo Sì, ma questo particolarmente da tavolo. è da tavolo di Sì. ruolo. Perché se avessi detto un gioco di ruolo da tavolo, tutti sono No, giochi di questo è ruolo un da gioco da tavolo tavolo, di tranne ruolo. Vampiri Live. Questo è un gioco da tavolo di ruolo, perché ha talmente tanti token E e personalità che carte. interpreta. Esatto. Esatto. Grazie a chi Grazie. ha comprato qualche cosa passando dai link I che qualche cosa con mettiamo. Fumble Qualche cosa. Now. Fumble No, su Amazon non si usa Fumble Now, Now. purtroppo. Quello lo possono usare su fumblegdr.it/shop. Esatto. Questi sono i soldi che arrivano da Amazon e dalle donazioni che vengono fatte ogni mese dagli associati o dalle donazioni e basta. Grazie a chi si è associato. Se non l'avete ancora fatto, potete andare su qwerty.it/associati. Lì c'è il tasto per fare la donazione, per diventare socio. E se non potete fare una donazione, se siete già soci, avete già fatto una donazione e volete darci qualcos'altro, potete scrivere a @fumblegdr su Twitter. Io voglio regalarvi questa cosa. Come ve la mando? E noi vi diciamo come Come mandarcela. fare? Esatto. Con il Easy peasy. codice Fumble Now! Fumble Scritto sulla busta a caratteri cubitali, Now. così sappiamo Esatto. da chi arriva. Su fumblegdr.it/shop trovate il manuale di Urban Heroes. Fumble Fumble Now! Now! No, Urban Heroes Now. Che è il codice che potete usare per far sapere ai ragazzi di Urban Heroes che parte dei soldi volete che arrivino a noi. Che altro? Ci sono le magliette, ci sono le lenzuola, ci sono gli orologi da tavolo, da parete, da tutto. Cuscino. Il cuscino, persino la tenda per la doccia. Quindi E quindi. Già. non avete scuse, potete comprare qualsiasi cosa. Detto Esatto. questo, stasera giochiamo a tredicesima era in modalità ridotta, Per venire incontro alle nostre capacità organizzative. che sono evidentemente scarse. No, ci sono svariati problemi, tra cui non sono proprio problemi, ma il fatto che domani c'è la fiera del fumetto a Novegro Aiuta. e quindi Già. alcune persone hanno paccato perché stanno preparando per la fiera del fumetto di Novegro, dove tra l'altro mi trovate domani se volete passare e avrò il manuale di Clotes che magari ci scappa una partita veloce. Io la butto lì. Chi vuole, Chi vuole? sa. Sì, se lo butti lì però nessuno lo conosce, non lo No, no, raccolgono. lo butto lì con un filo e poi Ah, come ok, nelle come migliori, Populon. esatto, come nelle migliori. Vabbè, come diceva Alphonse nell'apertura, l'ultima volta avete non solo conosciuto l'imperatore, ma avete parlato di persona con
il nano drago, mm-hmm. Taruk, e Broxnar ha un rituale per attirarlo che richiede dei componenti che al momento non avete. Esatto. E un sacrificio che ancora è da capire quanto volontario e quanto letale. Esatto. Ma avete già un piede in uno degli stivali di partenza, perché hai preso una spia del mm-hmm. nano drago che vi stava seguendo. Sì. Una l'hai e gli uccisa. Abbiamo sacchignato di botte. Esatto. Una l'avete uccisa e l'altra è tramortita. Io non ho ucciso nessuno, sia chiaro. L'ho uccisa io e me ne vanto. Sia chiaro. Che Alphonse non fa cose illegali. Siete solo... No, Alphonse le fa le cose illegali, ma non lo a sa. Vista della legge. Ma non lo sa. Ma non a vista della legge. Siete solo tu ed Alphonse in questo momento. Mm-hmm. Alphonse aveva attirato l'attenzione, certo, aveva in mezzo alla piazza del mercato in modo da permetterti di fare quello che dovevi fare. Mm-hmm. Te e Nefiz erano per i fatti loro. Yes. E tu hai questo tizio sulle spalle. Cosa fai qua? Seguo. Io finisco di condurre il trenino. Trenino, esatto. E mi stacco da avanti facendo andate avanti. Intanto mi defilo e raggiungo Proxner dietro mentre il trenino va avanti. Ok, io raggiungo Alphonse e se incrocio qualcuno, mio amico di beve troppo, lui no orco, lui no regge. E quindi mi porto questo qua in spalla. Verso dove? Dove compiamo la mattanza? Innanzitutto ti ricordo che devi recuperare delle cose anche per il rituale. Sì. Sì, direi c'è qualche... Mi guardo intorno, c'è qualche casa abbandonata, qualche posto. C'è una casa abbandonata effettivamente. Sembra... Assi sulla finestra, quelle cose lì. Non particolarmente, ti sembra più... una casa che è stata appena svuotata, non è in rovina da mesi, per cui la gente ha iniziato a tirarci dentro le bottiglie e ci sono, okay, gli squatter. Sembra che sia stata abbandonata da... Quindi da hanno poco. Traslocato da poco. Esatto. Okay. C'è un cartello di vendita fuori. Io mi guardo intorno. Se c'è qualcuno proprio lì nelle vicinanze. Ecco, la domanda che fai sempre, qui si vale nobile. Per fare la prova di percezione. Provo, okay, a guardarmi intorno per vedere se percepisci nuanze e se posso entrare con agilità. 20 di dado. Minghia. Quindi io passo, mi accorgo se c'è qualcuno e nel frattempo con una mossa abile prendo il cartello lo imbosco nell'erba un po' alta, perché è da un po' che la casa, ok, è lasciata. Ok. E c'è qualcuno che ci guarda? No. È assolutamente deserto. Senti in lontananza la musica che continua anche senza di te. Noi quindi di Broxnar. Alphonse. Ok. Quindi noi di compra di casa? Già fatto, entra, lo spingo, okay, dentro. Allora io con un pugno tiro un pugno sulla porta e apro la porta. Te l'ho aperta. Ah, me l'hai aperta. Era aperta o era chiusa? No, la porta era chiusa. Ah, ok. Adesso è aperta. Adesso è aperta. Beh, adesso è aperta. Tu paga per ripara di porta. No, io provo a rimettere la porta a posto. Ha solo rotto la serratura, sì. Non ha scardinato la porta. Quindi si richiude abbastanza facilmente. Non si può chiudere a chiave, ovviamente, però si richiude. E faccio finta la porta. Di mettere una trappola sulla porta. Va bene. C'è una stanza senza finestre? Quello che vedete appena entrati è un corridoio. Mm-hmm. Il pavimento è ricoperto di polvere. Non tantissima, ma abbastanza. E in fondo a questo corridoio c'è una piccola stanzetta che sembra una specie di antibagno, anticamera, okay, di qualche cosa. E oltre ti sembra di vedere delle scale. A piano terra non vedi altre porte. Ok. Ci sono delle alcove vuote lungo le pareti, come se ci fossero stati dei... Statue, delle statue, okay, dei busti. Io cerco di stanza senza finestre, così quando io tortura lui e lui grida non sente da fuori. Perché lo devi torturare? Perché io voglio sapere che cavolo viene a fare noi. Ma diciamogli che gli sarà risparmiata la vita se ci darà tutte le informazioni. Ah, sempre metodi tranquilli, tu che cosa vuoi che fare? Lui vuole uccidere noi. Qui non ci sono gli altri, per una volta che possiamo fare le cose con un minimo di grazia e un minimo di pulizia. Ah, ma io grande grazia in tortura.
Io conosco di morti modi per torturare. Tu vedrai che grazia. Quando io stacca falange dopo altra falange dopo altra falange. Super preciso. Vediamo come va. Prima proviamo a farcelo amico. Perché magari ci tiene la sua vita. Se così fallisce. Ma lui attacca orco, quindi non tiene sua vita. Non ti ha attaccato. Sì, ma prima o poi lui attacca, io so. Magari erano solo spie. Se spia cosa fa? Se spia noi stare scomodi, lui pugnala. Ma una spia che... Vediamo. Vediamo come va. Iniziamo senza falangi, nocche rotte e cose spaccate. Grazie. Ok, io ti do 30 goblin di tempo di parla. Quanti sarebbero? 30 goblin, come conta in clan bambole di pezza. Tu prende, c'è cerchio, tira goblin contro cerchio. Io ti do 30 goblin. Quando 30 goblin spatacchiati contro cerchio, tu finito di parlare con lui e comincia io. Ma dipende da quanto uno ci mette. Beh, io adesso non avere goblin, quindi tu avere tempo. Quindi non mi fermo finché tu non trovi 30 goblin. E li distruggo contro il cerchio di legno. Ok. Quindi tu prova di parla. No, tu ci parli. No, io non parlo. Devi dire un po'. Io ma tu non è affascinante abbastanza per far innamorare te e quindi dopo parla lui? Perché stai usando queste parole complicate? Dove le hai imparate? E impara a stare con te. Beh, vedi che a qualcosa serve. Mettilo giù intanto. Vabbè, lo scaramento con tutta la rozzezza possibile, come se fosse un goblin. Dovevo specificare mentre lo butta e spacca tutto. Dovevo specificare, appoggialo piano. Lo butti per terra. Non ci sono mobili, hanno portato via tutto. Quindi lo scatafasci sul pavimento e senti solo che fa. Al guanto? Anche lui? Sì. Ok, glielo sottraggo subito prima che si svegli. Ok, segna che hai due guanti, tutti e due sinistri. Ok. Con le scaglie. Sempre lo stesso numero? Sono sì, lo stesso guanto? Sono lo stesso okay. guanto. Sono identici, identici. E sono solo il guanto sinistro. Okay. Nessuno dei due aveva l'altro guanto. Perfetto. Non abbiamo riposato dall'incontro con l'imperatore, giusto? No. No. Perché chi riposa? Come no? Sì. Dopo l'imperatore no. No, dopo l'imperatore no. Prima dell'imperatore. Prima dell'imperatore. Sono quelle comandate dal master. Esatto. Dormi! Vi svegliate la mattina, poi andate all'appuntamento. Come? No, dovevamo fare cose di notte. Io vado in giro per la casa a cercare dei goblin. Vai, fai una prova di culo. Culo? Sì. Non è dato da 20 e basta. 15. Fammi una bambola di un goblin che deve essere stata abbandonata dal bambino okay. che viveva in questa casa. Io passo davanti a Roberto, la prendo, la tiro contro la prima roba di legno che trovo. Uno! E poi esco a cercare degli altri goblin. Perché se ritiravi lo stesso lo facevo esplodere. Alphonse? Io prendo il tizio. Lo leggo da qualche parte, ci sarà rimasto, non c'è rimasta neanche una sedia? Qualche trave che esce da qualche parte della casa? Una trave sì. Un termosifone. No, un termosifone no. C'è una trave del soffitto a vista dove puoi rimanere. Bello, passare. Bello, no, lo leggo appeso. Non okay. a testa in giù però. No, no, lo prendo a testa in giù, ora c'ho l'armatura nuova che fa le cose fighe. Peccato che non posso lanciare un Nerf Grimoire di nuovo. Fai una prova di agilità, destrezza. Beh, come vuoi. Come canta storie o come nobile il bondage? Secondo me è più nobile. Bondage, cioè, scusa, è nobile. 16. 16 più... Sarà destrezza, immagino. Destrezza, destrezza. 23, 26. Ti faccio un triplo nodo giapponese. Quello che se tiri una corda lui si piega, esatto. Quindi soffre. Esatto. Chiaramente lo faccio come era abituato, ci sono un sacco di corde in punti che non servono. Però. Perfetto. Dopo un po' vedi che a testa in giù inizia a aprire Metto gli occhi. L'elmo. Dove sono? Ah, la testa, vedi che sta cercando di muovere le braccia e si rende conto di essere legato. Situazione spiacevole, amico mio. Cosa vuoi per lasciarmi libero? Informazioni, e ti consiglio di farlo in fretta perché se dovesse tornare il mio amico
quello che immagino tu stessi seguendo. Ah, quello grosso. Sì, purtroppo lui non è delicato come Ho notato. me. E non so quanto posso trattenerlo, è parecchio grosso. Ho notato anche quello. Beh, inizia a dirvi un po' tutto. Vi dovevamo tenere d'occhio e avvertire il nostro padrone nel caso vi foste avvicinati di nuovo all'imperatore. Se avessimo continuato per i fatti nostri? Vi avrebbe lasciato andare. Vabbè, questa situazione allora non è così spiacevole. E cosa servono quei guanti? Sono il nostro modo di riconoscerci. Beh, mi sembra molto intelligente come cosa. Ok, tra di voi può essere utile, però così potrebbero riconoscere Dovrebbero sapere chi siamo per riconoscerci. altri. Beh, adesso noi lo sappiamo. Adesso voi lo sapete. Non sono in molti a saperlo. Se vi dovesse allenare un po' di più sul seguire la gente. Beh, ci sarà Forse. tempo. Io me lo auguro. Me lo auguro anch'io. Qualcosa che ci puoi dire sul tuo capo? E faccio finta di tendere l'orecchio come se avessi sentito il rumore di qualcuno che entra. È una prova nobile e carisma per raggirarlo e E voglio convincerlo. sembrare un po' preoccupato, no? Aspetta, aspetta, sta buono. 19. Fumble now. Ho più 10. Solo di carisma. Immaginavo. Cosa vuoi sapere? Nessuno saprà mai quello che tu mi hai detto qui, quindi dammi tutte le informazioni sporche e non che hai sul tuo capo, del perché non vuole che ci avviciniamo all'imperatore. Noi in realtà non Non abbiamo so niente. esattamente perché non voglia che voi vi avvicinate all'imperatore, in particolare il tuo amico grande e grosso. Ma vi capita spesso che vi dia di seguire gente così a caso o siamo stati bersagliati per un motivo? Beh, il mastro di spie dell'imperatore è normale che seguiamo persone. Sì, tutti. Chiunque entra. E No, solo quelli che lui ci indica. di solito li indica casualmente o pensi ci sia un motivo? Immagino che abbia i suoi motivi. Potrebbe essere la sicurezza dell'imperatore, potrebbe Sembrava essere. più interessato a me, immagino. No, come dicevo prima, sembrava più interessato al tuo amico grande e grosso. Che trappolona. Volevo vedere se era onesto. Me coglione, scusate. Non so, io avrei ancora bisogno di fare un po' di domande, forse perché non so bene che domande fare. Potrebbe essere colpa mia, però ci voleva del tempo Vi magari. posso dire dove potreste trovarlo e chiedere direttamente a lui. Pensa di essere molto più furbo di quanto non sia in realtà. Va bene, si può fare. Vediamo se poi non mi vengono altre domande. Ha un nascondiglio non eccessivamente segreto, una taverna. Il Gigante Scarlatto si chiama. Il proprietario è misteriosamente scomparso quando lui è arrivato in città. Da quel momento la Tu non lo vuoi taverna non segnare? va molto bene. E credo che lo stia facendo apposta. È un po' il nostro punto di ritrovo quando dobbiamo tornare da lui a recuperare informazioni o consegnargli informazioni. Ora io inizio ad avere un po' di sangue alla testa. Dimmi Ti ho detto, cos'altro ti posso dire, più non che lo so, dirti è che dove sono un po' trovarlo. confuso. Alla fine abbiamo vinto l'arena. L'imperatore ci chiama per parlare con noi. Poi Sembrava veniamo che conoscesse il seguiti. tuo amico orco. L'imperatore? No, Tark. Strano. Non credo ci siano molti orchi alla corte dell'imperatore. Forse proprio per quello ne conosce il nome, se fossero in tanti nessuno saprebbe chi sono. Ah, conosceva il suo nome? Sapeva qualcos'altro di lui, a parte il fatto che è molto iroso? Ma ha detto qualche cosa su un finire un lavoro lasciato a metà o qualcosa del genere.
aspetta, vediamo se riesco Ma a farti scendere. erano i suoi progetti, non voleva coinvolgerci in quello. Vediamo intanto, aspetta, che non mi ricordo qua come si fa. E stacco la corda per farlo cadere e sbattere di violenza per terra. Ops! Sbatte proprio di testa perché ho fatto due Scusa, scusa. di senti che non risponde. Ehi? Out. Ok, rientro. Ah, vedo che tu hai adottato il metodo orco, spacca testa, bravo! Tu finalmente impara? Hai già trovato altri 29 goblin? No, tu fortunato. Qui no goblin in questa città stupida. Non contano Per tempo. interrogare una persona ci vuole tempo. Rimani fuori. Ci potrebbe Io ammette volere. pochissimo interrogare lui. Poco, Sì, ma prima poco. devi. Stavo cercando di costruire prima un po' di fiducia. Poi adesso stavamo quasi diventando Ma che amici. bisogno ha di avere fiducia di uno che Allora, credi muore? senti, tu fai. Lasciami un paio di giorni. Per una volta che posso fare le cose come dico io, mi lasci un paio di giorni e te lo faccio cantare Ma come. perché tu sicuro che poi tu lascia libero lui non torna con altri 42 e noi dopo dovete uccidere tutti e 42? Sì, sicuro. E allora perché tu volere avere rapporto di fiducia? Tu non conosci, è più facile uccide. Ma non lo voglio uccidere. Fidati, un paio di giorni ed è mio. Noi poter cercare di fare un po' meno di 2 giorni? Io deve... Guarda, giorno e mezzo, ci vuole un po' di tempo perché non è che si può costruire questa fiducia subito in pochi minuti. Intanto io consiglio a te di appendere più alto, perché se tu appendi troppo basso poi Allora, ti scappa corda facciamo perché così, sei uno forte. che potrebbe essere una cosa utile. Potrebbe essere una cosa utile. Io mi metto là dietro. Tu gli dici che me ne sono andato. Non lo uccidi. Non lo uccidi, non gli spezzi le nocche, non gli tagli le palpebre, non gli stacchi le impronte digitali, non fai assolutamente nulla che gli faccia male. Non fare nulla che lui non farebbe. No, anzi no, non fare male no, perché forse tu un po' dovresti sentirlo così. Non fare nulla che non faresti a me. Se tu vuoi. Ricordiamo che è charmato. Puoi dargli qualche pugno, non ucciderlo, non fargli troppo male. Io ti ricordo che l'ultima volta che lì, Taen Nicandro, come chiama lui, mi chiede di non dare pugno, io quasi uccide. Non fargli troppo male. Ma non dipende da me, Perché io... così facciamo tipo poliziotto buono, poliziotto Cos'è cattivo. poliziotto buono, poliziotto E tipo cattivo? io sono suo amico, tu sei quello che invece gli fa male. E quindi quando vede me è contento e cerca di parlare tanto con me per riuscire a scappare, perché Così... sa che se rimane con te lo ammazzi. Così fate di voi elfi, perché noi orchi tutti e due cattivi. Uno mena, quell'altro più forte, gara. Se lui parla in tempo, forse quell'altro non mena più forte Non il giorno dopo. ucciderlo, si sta svegliando, non ucciderlo, io vado dietro a portata d'orecchio. Lasciami andare, io ho detto tutto quello che potevo. Oh, cazzo. Perché tu insegue? Mi hanno pagato per farlo. Chi ti paga? Dove Il nano. essere nano? Il gigante scarlatto. Ok, queste tutte informazioni inutili. Adesso tu dire verità. Il nano è il gigante scarlatto. Io prendo appunti. Perché Adesso tu com... io non sono un esperto di interrogatori e lui mi sembra un po' più adatto. Adesso tu comincia, ci dice tutte cose vere, no le cose che ti hanno insegnato a dire. Fai una prova di intimidire. Ok. Con forza e bodyguard. Ok, allora. 7 più 3, 10 più 5, 15. No. Ah, scusami, 10, 20. Sai, è un po' diverso, amico Gianni. Scusa. Sai com'è? Ok, non c'è bisogno di scaldarsi. È vero che mi ha pagato il nano per seguirvi. Ed è vero che era particolarmente interessato a te. È anche vero che il gigante scarlatto è una taverna, ma è una trappola. Se volete trovare. Cane, bassissima voce, si sente. Se volete trovare Tark, dovete andare in tutt'altro posto, fuori dalla città. Ha un nascondiglio sottoterra. Si chiama La collina dell'ubriaco. Troverete il modo per entrare vicino all'albero senza foglie.
Ti giuro che questa è la verità. Adesso, per favore, slegami anche violentemente, ma slegami e lasciami andare. Cosa io guadagno se io lascio andare te? Potrei fornire delle informazioni false a Taruk. Quelle che volete voi, non ho bisogno che di inventarle. Voi ditemi cosa gli devo dire, Lo io ve lo guardo dritto, dico. dritto, dritto negli occhi e mi avvicino a 7 centimetri dal suo naso di modo che senta la mia Vedi fiatella che fetida. sta gocciolando della Io roba dalla sua faccia e esco non e è faccio il moscio. giro Ok. per tornare alla porta. Faccio rumorosamente, guardo dentro per se c'è Clock, clock, qualcuno, clack, clack. Sì. Non come se la porta fosse per finta c'è chiusa, fosse nessuno. chiusa per finta. Dico: Brox, fammi entrare, non ammazzarlo, Brox! Tu sbatto sulla cosa e poi torno dentro dalla finestra per scartire cosa fanno. Tua ora, ultimi istanti. Io rimane solo con te, io faccio tanto male. No, no, ti prego, dimmi qualunque cosa. Ti venderò i miei compagni, ti dirò chi sono quelli che mi stanno seguendo. Bene. Allora adesso io ti dice cosa. Tu torna dai tuoi compagni e tu avvelena i tuoi compagni. Non Mette c'è veleno problema. nell'acqua. Sì, Se va io non bene. vede che c'è moria di spie, io torna, prende tue mani, spezza mani, prende tue braccia, spezza braccia e poi butta in fossa a nuotare senza braccia. Tanto li ho sempre odiati i miei compagni, lasciami andare, li uccido tutti, per favore, ti prego, lasciami andare. Adesso c'è anche del moccio Ok, che gli cola dal perfetto. naso. Allora io adesso prendo la mia ascia e gli faccio un bel taglio sul petto, proprio bello inciso. Questo è il ricordino. Tu senti il tizio che urla e si sente un po' da fuori urlare. Questo è il ricordino. Esco fuori e inizio a guardare intorno e se c'è qualcuno cerco di fare tipo il contrario di quelli che ti buttano dentro i locali. Cerco di allontanare la gente parlando. Che è quello che fanno quelli che buttano dentro nei locali. No, continua a non passare nessuno, sembra una strada Sì, sto un po' intorno lì. abbastanza Guardo, deserta mi sembra e che non lo isolata. ammazzi. Lo sleghi, poi dopo che Sì, l'hai. lo slego, lo prendo per la collottola e lo porto fuori dalla porta appeso alla mia mano. Tu che sei abituato agli odori di corte o da taverna di un certo livello, senti che si è pisciato addosso perché è un odore Lo terribile. vedo andare via? Vedi che lui lo sta tenendo per la collottola e lo sta portando fuori. Lasciami Tutto bene? Te l'ho detto che non so andare, come vado a fare. uccidere i miei compagni, non c'è problema, li uccido tutti, Io ma tu che faccio mi così, lasciate mi allontano andare. e. Si sta allontanando tenendosi appoggiato Mi sta al allontanando muro. Charm! Contieniti. Fireball! L'ho No. presa, come fai a saperlo? Perché ti conosco. Ho appena preso Fireball cambiando il Jack of Spell. Charm, penso che i punti ferita non ce ne abbia meno di più di 96. No. Devo fare io il tiro. 16 DMD. Superato. Ok. Vedi che si sta allontanando sempre più velocemente nel vicolo. Scompare, gira Lascio un andare. angolo. Tanto al massimo se è mio amico mette in merda te e a me dice no, lui mi ha trattato bene, non mi ha fatto male. Ah, no, problema. Magari No, mette non merda a me, così io uccide lo tutti. Vede come si interroga? Poco tempo, tante informazioni e soprattutto informazioni vere. Perché prima io ho fatto tutta la scena. Sì, giusto. Adesso va a fare un giro in armatura così gente vede e magari prende sul serio. Sai come si dice? Tra gli umani è un modo di dire? Ti ho allentato il tappo del barattolo. Così sarebbero stati capaci tutti. Vedi, voi umani, elfi e antropomorfi no pelle verde, succede sempre che vuoi allentare. Non serve allentare, rompe. Se no apre, spacca. Ma non l'hai rotto. Anzi, l'hai fatto andare, è esattamente quello che volevo fare io. Oh, lui rotto, tranquillo, lui rotto qui. In testa. Faccio un cenno e dire, beh sì, in realtà sì. Adesso noi di cerca ingredienti per rituale.
Ok, sì, anche perché ce ne dobbiamo andare da qui. Sì, noi non essere veri proprietari casa, quindi potere che ci cacciano. No, e la porta non era veramente chiusa, eh? Ridotta gomitatina. Vabbè, Perché tu cosa ne vuoi capire tu? E me ne vado in giro. Cos'è che dobbiamo tu mi dai prendere? gomitatine? Vuoi fare addestramento di lotta fisica? Non vorrei farti troppo male. Ah, non so, fa male vedere quell'armatura, tutto il resto è tutto a posto. Non è ancora considerata un'azione ostile nei suoi confronti indossare l'armatura, però. No. Beh, infatti lui è mio amico, non io suo amico. Eccolo. Fammi vedere come funziona questo incantesimo. Mentre andiamo e penso se fargli male. Ok. No, dovremmo provare una volta a allenarci insieme. Se tu vuoi allenare, io allena. Prima di andare a cercare gli ingredienti? Dobbiamo trovare un posto appartato, però. Quando volere tu, allenamento sempre buono. Domani? Domani, dopo, quando serve, quando capita, quando tempo. Ok. Così io consigliare. Che ore saranno? Sono primo pomeriggio, metà pomeriggio, più o meno. Così io consiglio come usare spuntoni. Ok. Tu a scudo spuntoni. No, No, ma serve solamente per scena, poi ma io tu ti faccio puoi usa esplodere la spuntoni. testa. Sì, ma tu puoi anche usa spuntoni. Già che ci sono spuntoni, usa spuntoni. Ti causo Tu molti più fai danni esplodere facendoti testa. esplodere la testa. Capito? A me piace questa testa che esplode. Quindi qui essere d'accordo. Però se non avere altro, almeno imparare a usare spuntoni. No, gli orchi con spuntoni fa grandi Ma cose. io ho sempre altro. Lui ha sempre altro. Va bene. Se tu non vuoi imparare a usare spuntoni, no problema. Sono solo decorativi, non voglio usarli, sono scomodi, sono... anche quella è scomoda. E gli indico, tu cos'è? Lascia. E Sì. gli indico, lascia. È scomoda? Lei si Tu impugna? devi prenderla, alzarla, mettere tutta la tua forza per spaccare la testa di qualcuno, quando io allungo una mano e gli faccio scoppiare la testa. Io capisco, ma tu allunga mano, fa scoppiare testa, non arriva schizzi in faccia, cioè tutto bello di uccidere persone non c'è. È molto più pulito. E comunque non si uccidono le persone, si uccidono i mostri, i nemici, coloro, quelli che E vogliono perché i nemici no ucciderti. persone? No. E cosa essere nemici? I nemici sono, visto che noi per quello che stiamo facendo siamo nel giusto, i nemici sono brutte creature che devono cessare di esistere in questo mondo perché solo la bellezza può rimanere qui. Bellezza E orchi. e legge. Diciamo che si potrebbe insegnare una delle due, forse. Non combacia né con una né con l'altra. Forse una gliela si può insegnare. Vabbè, noi rimandare scuola di legge dopo. Quindi, sai tu le cose che dobbiamo prendere? Io Fai sapere le cose strada. che dobbiamo Tu sapere le prendere. cose che dovete prendere. Allora, sai che per effettuare questo rituale per attirare un drago allo scoperto, devi avere innanzitutto un... Sangue di vergine, e siamo fottuti. No, ma siete 300 anni prima, erano diverse le cose. Ah, ok, i tempi erano diversi. Esatto. No, ti serve essere immerso fino alla cintola in un qualche tipo di acqua. Non deve essere per forza un mare, un lago, un fiume, deve essere però Ok. dell'acqua in cui sei immerso fino alla cinta. Ok. Nell'acqua devono essere state versate le ceneri di lavanda, zafferano e yarrow, che è una pianta che viene usata in genere per curare le ferite. Ed è uno Lavanda, zafferano, stimolante. E yarrow. yarro. In più, deve essere versato volontariamente del sangue nell'acqua dove sei immerso, Ok. Ma direttamente dalle vene delle persone? direttamente dalle vene delle persone e di almeno 4 persone.
Non è detto che debba essere volontario. Ok. Quindi se io li prendo una mano e... E li forzi, okay, va bene lo stesso. L'ultima cosa è che chi performa il rituale deve sacrificare qualche cosa che gli è caro. Ok. Se cerca di barare sul che cosa gli è caro, il rituale non funziona. Ok. Ok. Non deve essere un orco per forza a fare il rituale, può essere chiunque. Quindi? Stai pensando quali sono? Già trovato tutto. E ovviamente devi invocare... Già Dio trovato tutto, sei occhi. Rimasto fermo a guardare il muro di questa casa per 2 minuti. In testa di orco c'è più roba di quanto ci sia fuori. Beh sì, ci deve essere un sacco di spazio per catalogarla. Io non raccoglio provocazioni di Elfo Canterino. Però hai capito che era una provocazione, vedi? A stare con Zoppo si impara a zoppicare. Già. Questo diceva nonna. Si spera. Prima di uccidere nonna. Mi devi raccontare un giorno la storia, tipo dell'assalto dei nani al... Sta di nani a uccidere... Sì, fa raccontare Taruk quando arriva, lui programmato, chi meglio lui racconta? Mm? Quindi, fammi... quadrare bene le informazioni. Taruk aveva a che fare con lo sterminio dei tuoi compaesani? Lui lancia nani contro nostra tribù. Ah. Perché nostra tribù è di tribù più pericolosa di orchi. Ma la tua tribù, in teoria, non c'è ancora. Mia tribù, in teoria, non ancora. Quindi anche lui viaggia nel tempo. O forse ancora non ha ucciso la tua tribù. Io ho trovato in mezzo scatole quando ho ucciso tribù, quindi sicuramente lui il protagonista. Non so se è lui di quando io ho trovato in tribù è stesso di lui di oggi, o se lui di oggi programma di distruggere di tribù. Tu l'hai visto solo lì? Io l'ho visto solo in tribù. Quindi se il tizio ha detto che ti conosce e ti ha mandato a cercare con le spie e tutto quanto, vuol dire che lui ha già attaccato la tua tribù. Vuol dire che lui di gira di tempo. È preoccupante. Ma qui di gira di tempo tutti. Sì. Arriva Cani Parla, girano di tempo. Fitz, gira di tempo. Taruk, gira di tempo. Noi, gira di tempo. Sì, speriamo che non sia come Fitz che può girare di tempo. Perché noi ci facciamo girare di tempo. È vero, diverso. Se è così non possiamo batterlo. Oh, noi batte, sta tranquillo perché il rituale è in catena e poi noi dare tante botte e finire questa cosa. Però gli devi dare tante botte da fargli male sia nel passato che nel presente che nel futuro. Oh, no, noi stacca testa. Il rimedio infallibile di tecnica orchi. Tu stacca testa altro, testa non rompe. C'era un avventuriero tempo fa di cui ho letto alcuni che staccava la testa di tutti quanti e gli dava fuoco anche per sicurezza. Beh, ottima idea. Deve di impara. Vedi, si impara sempre dalla storia. Quindi cosa dobbiamo prendere? Noi dovere di prendere lavanda, zafferano, yarrow. Ok, quanta lavanda? Perché quella dovrei avere. Oh, da fare ceneri. Quindi brucia tanta. Vedete se ce l'ho. La uso per profumare i vestiti. Io sono sempre è probabile. Curato. Fumble, non ce l'ho. L'ho finita, l'hai finita proprio oggi ieri. Pomeriggio. Esatto, sei strofinato l'ultimo cespuglio. L'ho finita proprio ieri. Neanche io stamattina. Frugo per 5 minuti dentro e faccio... Ah, no. Tiro fuori la scatola, no, qui dentro c'è solo roba da cucito, pensavo ci fossero biscotti. Perfetto, quindi noi va di mercato a comprare erbe. Okay. Poi ci serve 4 persone che versa volontariamente sangue. 4 persone? Sì, ma quelle pensatein, trova 4 invasati e prende e gli dice versa sangue che fa bene crociato e vedrai quanto sangue. Beh, quello è vero. Si può sempre fare affidamento su te per queste cose. Sì, beh, lui grande risorsa. E poi noi di a posto, perché dopo sacrificare qualcosa caro chi compie il rituale. Il rituale può compie tutti, vuoi compie tu il rituale? No. Bene, allora io cerco qualcun altro, se no compie io. Fai tu, puoi sacrificare la bambolina. Adesso a vedere cosa sacrificare. Vado a cercare, andiamo in giro a cercare, parlo io con i mercanti. Vuoi parlare tu con i mercanti? Per cercare... No, non ne parlo neanche con lui, vado direttamente io a parlare con i mercanti. Vai, fai una bella prova di mercanteggiare, che è carisma più nobile, in questo caso ci sta.
23. Ok. Per raccogliere tutte le erbe che vi servono, ci vogliono una moneta d'oro e 5 d'argento. Ok. Io vedo se paga lui. Pago io. Vediamo se le tue monete vanno bene. E sono quelle che ho rubato alla gente del luogo. Allora sì. 30 pezzi d'oro. Perché non speso un botto. Quindi, com'è il cambio? 10 d'argento, 1 d'oro? Sì. Ok. Quindi classico da gioco di ruolo. Perfetto. Quindi diventano 28,50. Non c'è il cambio dei pirati. 8 pezzi di legno che fanno un pezzo di rame. Stavo già sudando. I 64 pezzi di rame fanno un pezzo d'argento. Ok. Quindi abbiamo le... Non è così male girare con te. Potremmo scrivere un libro su di noi. Anzi, vedi che i mercanti erano molto disposti a mercanteggiare con te anche perché vedevano la tua guardia del corpo. Sì. Perché alla fine tu ci pensi come migliori libri, cioè forza bruta e intelletto e bellezza. Ma io ho mai letto libro, quindi io non so. Il coprotagonista un po' più brutto, ma anche lui con la sua storia tragica. E il protagonista? Potrebbe essere un'idea. Potremmo chiamarlo... Non lo so. Le avventure di Ale Broxner. La guerra dei gemelli. Fafford the Grey Mauser, sì. No, ci devo pensare, però potrebbe essere un'idea. Vediamo come va. Vediamo come va. Non è spezzato le gambe a nessun mercante, sono abbastanza fiero di te. Tu parla, non lascia fare. Io, se no, avere erbe gratis. Sì, e le guardie... Questo le fa sapere lui di legge che è cresciuto a Roma Sud. E qua. Adesso preparatevi perché arrivano. Vabbè. Citando Martina dell'Ombra. Esatto. Che coraggi. Va bene. Non ci mettete tutto il pomeriggio a raccogliere le erbe che vi servono. Ci mettete 40 minuti scarsi. Ma gli altri? Altri di andare con te in una setta di invasati di crociato. Ah, cioè. Tain va da suo amico, non ricorda come chiama, quello che noi incontrato. Il sì, ok. E che lui dice che garantisce persone e poi è finito. E noi non ho più visto. Lui là. Ma abbiamo un appuntamento qualcosa? No, noi no appuntamento. Organizzatevi un minimo, però non è che posso pensare sempre a tutto io. Organizzare, io ho venuto via con te. Cosa organizza? Eravamo anche inseguiti. Cosa organizza se io no è in posto dove li organizza? E poi cosa organizza? Quindi come li ritroviamo? Dobbiamo andare noi da loro, loro da noi? Quando decide facciamo? Tu, io non sapere, io voglio solo fare il rituale, prendere Taruk, staccare testa Taruk, tornare a casa. Sì, ma non possiamo fare il rituale se non ci sono i tizi che si tagliano di Tain. No? Oh, se vuole io trovo 5 minuti fa. Ah, ma io può fare anche subito, trova 4 di tizi qua fuori. Ma no, che non puoi fare così. Quindi non sappiamo dove sono. Siamo in giro con erbe e un potenziale rituale per tirare fuori un cazzo di drago per poi picchiarlo e salvare probabilmente imperatore capra e cavoli. E non sappiamo dove dobbiamo andare ora. Andiamo a cercarli dal crociato, sai dov'è? Dov'è il crociato? Io non ho oriente in questa città. Noi cerca di crociato? Io chiede. Passa qualcuno? Sì. Dov'è essere di posto di crociato? Il tempio, sta dicendo, sì, è stato distrutto parecchi anni fa. No, altro posto dove c'è gente che viene da crociato, setta di crociato. Forse si 20. Sta sbagliando, non è in questa città. Lo scaravento. Grazie. Io qualcosa No, mi è venuto in mente cosa potrebbe essere. C'è quel pazzo scriteriato che pensa di essere mandato dal crociato, quello che c'aveva quella spada strana. L'ho visto ieri pomeriggio che parlava fuori da un negozio. È possibile che sia lì. Se non è lì, magari vi sanno dare indicazioni. Se lei prende la seconda sulla strada principale a destra, prosegue per una cinquantina di metri, si trova davanti al venditore di fiori. Al venditore di fiori deve prendere quella leggermente sulla sinistra e proseguire. Troverà un paio di edifici che sono crollati. Non si preoccupi. Ancora oltre c'è un altro edificio che ha i mattoni rosa. Va ancora oltre il mattone rosa. Lo prendo per un braccio, stringo. Ed è lì sulla destra, è arrivato subito. Tu ad impegni ora? Scusa, la seconda a destra, 10 metri, dove c'è il negozio di fiori.
poi a sinistra dove ci sono i palazzi crollati, poi oltre c'è il palazzo con i mattoni rosa, subito a destra è lì. Perché devi trattare la gente? Tu sicuro di arriva? Sì. Che allora ci tu vuole? Puoi andare tu a impegni anche se non hai impegni. Beh, grazie mille. Grazie a lei. Seconda a destra. 10 metri, una decina di metri, ci dovrebbe essere un negozio di fiori. C'è un negozio di fiori? Sì. A sinistra ci dovrebbero essere, poi più avanti, dei palazzi crollati. E mi guardo intorno. Ci sono un paio di palazzi che hanno il oltre, il tetto sfondato. Oltre i palazzi crollati ci dovrebbe essere un edificio di mattoni rosa. Qua, vedi, a destra. Non sei sicuro, forse è salmone, non sai tu che sei. Io avrei po'. Detto salmone, però qua a destra. Cosa è salmone? Pesce. Quello rosa. Un po' rosa, un po' diverso. Si mangia? Però. Sì. Allora va bene. Non il palazzo. Quelli sono mattoni. Ah, no, qua ogni tanto dipende da mattone, si può mangiare anche mattone. A destra. Adesso che vedi il palazzo ti ricordi di esserci stato? Anche fatto 20 il tizio. Fatto ti ricordi, 20 anch'io. Ti ricordi di esserci stato? Anche al liceo mi ha preparato per... Effettivamente è il posto dove avete incrociato l'amico di Tain, Moribar. Chiedo a qualcuno lì, ci sarà c'è qualche vecchietta fuori da un portico o qualcuno? Sì. Vado a chiedere se hanno visto due bandi giovani in armatura molto impettiti. Me ne ricordo uno, sì, uno c'era, è passato uno in armatura da lì, sì. Ed è andato? Ha dato qualche cosa a uno che sta lì dentro e poi è andato via, è andato, mi pare, di là, però poi magari ha girato, non lo so. Gentilissima, grazie. Vado lì dove ha detto, mi guardo intorno se non trovo indicazioni, cioè se non vedo un tempio del crociato. Beh, non c'era il tempio, c'era la porticina nascosta. Ah, era questo il posto? Sì. Ah, allora vado lì. Com'era, aspetta. Non risponde nessuno. Niente. Com'era? Non te lo ricordi? Aspetta, forse era. No, non era neanche questa. Ho finito le idee. Tu ho finito di bussare? Prego. E busso. Fai una prova di forza. Alla maniera orchi. 17. Bam! Rimane giusto un cardine attaccato. Entro sotto il cardine, sotto la porta rotta, con disprezzo, dicendo: sicuramente non era quello il segnale. Entro. Oh, lui ti ha aperto porta molto meglio di tuoi di segnali. Sì, ma voi di questo posto avevate visto l'altra volta solo l'atrio, ingresso. Praticamente. Mm-hmm. Vedete che il posto è un po' più grosso di quello che sembrava da fuori e oltre l'atrio ci sono altre 3-4 stanze che si vedono da dove siete. Non vi sembra che ci sia nessuno perché nessuno è corso all'ingresso a vedere che cosa è successo alla porta che è stata sfondata. Però ci sono, cioè non sembra nemmeno che sia stato abbandonato, non c'è il tipico piatto di zuppa calda abbandonato sulla... Investigo un po' in giro. Trovi informations. Vai, fai una prova di intelligenza. Okay. Sbatto contro una sedia e svengo in un angolo. No, parte una trappola. Io ho fatto 20 di danno sulla trappola. Posso, clic. Questo non è un buon suono. Prima di senti qualche cosa che ti punge. È una puntura quasi. Ah. Pappataci. Quasi non l'hai sentita la puntura. E dopo un attimo fai. Cadi di faccia. E cadi di faccia per terra, steso completamente. Ah boh. Quando arrivi di là, vedi che lui è ancora con la mano sul cassetto, steso per terra e. Addormentato. Addormentato. Sta russando sonoramente. Cosa molto poco elfica. Vabbè, provo anch'io. Vabbè, guardo il cassetto e cerco di capire come funziona il meccanismo a questo punto. Tanto lui dorme tranquillo. Vai, fai una prova di intelligenza più guardia del corpo, qua ci sta. Fumble. Stessa trappola, ci svegliamo tutti e due dopo 6 ore.
L'abbiamo riposato, quindi te l'ho detto domani. Giustamente, abbiamo recuperato le energie. Ok, perfetto. Minchia, ragazzi, che coppia di sfiga. Tira per vedere se fai i denti. Dai, è la stessa gentilmente, trappola. È la stessa trappola lo stesso. Okay. Però se fai i denti è più bello. 17. Quindi io mi sveglio un po' prima. Perché sono più grosso e il veleno dura meno. Certo. Brox. Noi innanzitutto non hai più l'armatura addosso. No. Poi ti rendi conto che non hai neanche la falce. Ti rendi conto che non hai la lavanda, lo zafferano, lo jarro, le monete d'oro. Guardo intorno per vedere se magari sai il primo pensiero che Broxnar mi ha tolto tutto per farmi dormire bene. Potrebbe averlo fatto e averti trascinato in una cella umida e bagnaticcia da cui non arriva quasi nemmeno un filo di luce se non da un abbaino in alto che probabilmente dà sul bordo strada. Fuck. Non ricordo quasi nulla di tutto questo. Mi rialzo. Come sto? Ma c'ho Broxner di fianco? Sì, sì, c'è Broxner di fianco. Anche lui che cazzo vedi hai che fatto, non ha più Broxner? Nulla. Perché, cioè, ecco, cosa hai fatto? Io ho fatto niente, noi li prende entrambi di trappola e io trovo qua come te quando sveglia. Ma si può essere così fessi da cascare su una trappola del genere? Io no, disincantatore di trappole. Si è visto. Ma però mi hai visto anche prenderla prima. Ah, ma tu non essere un uomo di grande intelligenza che levita tutto, tutto fatto con testa? Sì. Mi avvicino alla cella, prendo un... C'è qualcosa in giro nella cella? C'è poca roba in giro nella cella, più che altro ti sembra che sia un qualche tipo di laboratorio, adesso che guardi meglio. Perché Riposato? Sì, avete tecnicamente riposato. Voi siete in una cella, è abbastanza grossa. Se la riempissero come riempiono le celle cittadine normalmente, ci stareste in una dozzina, quindicina di persone. E c'è un corridoio davanti alla cella con delle scale che salgono. Infatti la luce veniva da bordo strada, probabilmente da una bocca di lupo che dà su un vicolo. E appena oltre la vostra cella, oltre al corridoio, ci sono delle sedie che hanno un aspetto molto poco amichevole, che sembrano essere delle sedie che vengono usate per torturare la gente. Al mio Dresbiti! No, o per! Devi avere forti dosi di estremità. È una situazione complicata, anche perché stavo studiando alcune cose l'altro giorno e ho detto andiamo sulla distruzione o sullo spostamento immediato. E alla fine ho votato per la distruzione. Quindi penso che rimarremo chiusi qua. Ma a meno che... mi hanno tolto tutto quello che avevo addosso? Vi hanno lasciato i vestiti. Quindi anelli? No, mi hanno tolto tutto. Il ferretto del mio vestito, tiro fuori. Ah, perché indossi un reggiseno, ok, va bene. No, io ho il ferretto quello che tiene fermo sulla vita, che fa la linea quella un po'... Da elfo. Da elfo. E provo, non sono assolutamente capace, ma ho letto tanti... Libri, sicuramente di solito l'avventuriero esce tranquillamente, l'eroe esce dalla cella. È solo scassinando la porta. No, qua c'era il dadone, però scusa. Il dadone è là nel bicchiere lanciadadi. Sì, anche perché il dado giallo direi che... No, il dado giallo no. Questa è una mossa da dadone, anche perché faccio un po' di rumore mentre lo faccio. E... Perfetto. 16! Ci metti più tempo di quanto pensavi di metterci, perché nei libri... No, io non pensavo di riuscirci. E nei racconti fanno proprio... titic! E si apre la porta, misteriosamente. Aspetta, qua funziona così? Ci metti una decina di minuti. Aspetta, stai zitto. Non respira, svariati respira tentativi. Piano, respira piano. Oh, ta-da! Dopo 10 minuti tutto sudato, però ti faccio ta-da! Il ferretto è diventato inutilizzabile. C'è un altro sull'altra parte. Però adesso mi sfigura questa cosa, vedi? Tolgo l'altro ferretto,
lo metto in tasca e cerco di assestarmi il vestito in maniera un po' più consona. Ok. E esco fuori, posizione Mission Impossible. Il corridoio prosegue sia davanti che alla vostra destra. Ed entrambi hanno una piccola rampa di scale e una porta di metallo chiusa. Lox, posizione furtiva. Mi acquatto e tengo le mani così, tipo orizzontali, tipo Kronk. Okay, quando vai in stealth. Io uso bodyguard e cerco di vedere la posizione migliore per tendere un'imboscata a chi eventualmente dovesse entrare. C'è un'altra cella nella stanza dove vi trovate. C'è un qualche tipo di tubo molto largo, abbastanza grosso da far passare probabilmente un essere umano dentro. Okay. In uno degli angoli, la posizione migliore probabilmente è di fianco a una delle porte, perché... Beh, intanto vedo se trovo a meno che non possano vedere dentro. Intanto che lui fa il bodyguard, io cerco qualche arma in giro, anche tubi o... Cerca. Roba... Int o saggio? Fai saggezza. 23 senza se non quelle che sembrano delle sedie per la tortura sono effettivamente sedie della tortura e di fianco hanno degli attrezzi. Prendo quello più grosso che trovo e lo passo a Broxner. Tu hai una specie di piede di porco, okay, che tu conosci, e lo spezzarotule. Ok. E se io invece vuoi, prendo quello, dei bisturi. Io prendo quello che mi sembra più cattivo di tutti, anche se è inutilizzato, cioè non si può utilizzare come arma. Allora è la tipica cosa da film, quella che gliela fanno vedere nell'astuccetto, esatto, però non usano mai perché, esatto, non si sa come si usa, esatto, perché c'ha la lama anche sull'impugnatura e non capisci. Ha degli spuntoni dove non dovrebbero esserci e un coso dove mettere del braciere per surriscaldarlo. Sì. Ok, io prendo quello. Ottima scelta. Vede che tu più orco di quello che crede di essere. Certo, così fa impressione. Anche perché tanto non mi serve, mi faccio esplodere la testa. Tu volere fare impressione ma volere essere bello. Due cose non sta bene insieme. Beh, non è vero. Beh, brutto fa molta più impressione di bello. Ma è più facile, è più banale. Non c'è nulla di più terrorizzante. Scusa, non hai mai letto racconti horror? La cosa più terrorizzante cosa sono? No, io non ho mai letto. Io non ho mai letto. Mai letto. In realtà, lo dico io, nei racconti quelli per far spaventare la gente, di solito quelli che vanno per la maggiore sono quelli con i bambini. Bambini posseduti o indemoniati o dei bambini che in realtà sono dei mostri. Perché sono innocenti, carini, ma e poi in realtà sono dei mostri. Quindi uno bello fa più impressione di uno brutto e cattivo. Quindi di Bimbo di Orchi stai parlando? Bimbo di Orchi, cucciolo orco, lui fa subito impressione perché appena nato morde... Ma perché è già brutto però. No, brutto, lui geneticamente, cioè... forte, lui anche Bimbo indemoniato brutto quando gira testa tre volte. Ah, vedi, avevi sentito qualche racconto? Ma no, io ho visto indemoniato da Dio cieco. Perde, sì, occhi, rimette occhi. Perde occhi, rimette occhi. No, bello da vedere. Sì, ma bambino orco te lo aspetti che si giri la testa e ti vomiti addosso? Da un bambino umano no. Io non capire vostra filosofia, ma noi non avere tempo di parlare. Perché puoi riparlare letto di libri? Ah, giusto, sì, la situazione è qui. Sto cercando di istruirti. Oltre alla stanza delle torture, le altre stanze sono... Un'altra è una cella identica a quella dove eravate voi. Ma c'è qualcuno dentro? No. Siete gli unici. Quindi è aperta. Qua. Dov'è? No, è chiusa lo stesso. Se mi hanno rigato l'armatura e li ammazzo. C'è tutti. La feritoia? Per c'è la feritoia, sì. Quindi io sbircio se vedo qualcosa, sappiamo, di interessante. E si apre dall'altro lato della porta, quindi devi fare una prova di destrezza per vedere se riesci a... Spero che lo sappiano che il rapimento li ha messi dalla parte del torto e quindi in caso li possiamo uccidere. Fumble, benissimo. Perché l'ho distratto parlando. Mentre arrivi lì allo spioncino e fai per aprire, ti si apre lo spioncino dall'altra parte e vedi un dardo di balestra che ti si punta addosso e una voce dall'altra parte che ti dice: se fossi voi io tornerei subito nella cella da cui siete usciti, altrimenti questi dardi arrivano addosso a voi. Questo dall'altra cella? No, da oltre la porta. Lo vedo lo spioncino? Vedi il dardo che esce, praticamente c'è una balestra leggera. La vedo la mano? No. Se sbircio, mi avvicino un po' con le mani alzate. Dovresti avvicinarti. Mi avvicino un po' con le mani alzate. Io non mi avvicinerei. Se vuoi avvicinarti, è a tuo rischio e pericolo. Ah. Ok, faccio un passo indietro. Palla di fuoco! Ok. Va bene.
Ok. Cerco di mirarla sul dardo o direttamente se riesco dentro. Ok. Tira con lo svantaggio, qualunque cosa tu debba tirare. Guardo, se devi subito tirare. Se no lo tirano loro col vantaggio. Beh, io a questo punto appena sento fuoco mi scanso. No, tra l'altro la posso castare. Qual è la porta, Claudio? Questa o questa? La porta era questa. Ok, quindi tu sei lì sostanzialmente. La posso aprire e lui non è un problema per te, perché la posso lanciare in due modi. Posso lanciarla recklessly, che quindi perché prendo un dado da tre bersagli, se la lancio sfrontatamente come no, non è sfrontatamente, è incurante del pericolo. Sì. Mm-hmm. Ne posso prendere un altro dado da tre in più, ma se ci sono in mezzo miei alleati li prendo. Ok. Se invece la lancio normale no. Va bene, chiaro. Però disposto uguale ci sta. Fireball. In te, vabbè, si chiama quindi carisma più livello contro physical defense. Quindi, con lo svantaggio. Perché stai cercando di colpire una cosa 13, estremamente piccola. 15. Quindi 13, 23, 23 di physical defense. Ok, lo colpisci. E allora, l'esplosione è... Lui quanto era vicino alla porta, Brox? Ha appiccicato. Stava cercando quindi di aprire. Allora la tiro dentro, non la faccio recklessly. E ne prendo un dado da 3 di persone, se ce n'è più di una. 2. Ok. E sono 10 dai da 10 danni da fuoco. Tira un dado da 20. 3. Ok. Vedi che tira i danni ma ne prende la metà. Vedi che la balestra va in fiamme. Io speravo più che altro la porta. No, la porta è di metallo. Ah, è di metallo? Sì. Vabbè, ne tiro 5 e basta. No, ne tiro 10 e di più. 10, 20, 30. 47. Mm-hmm. 23 danni. E basta. E a questo punto tirate l'iniziativa. Tiriamo un'iniziativa 5. Ti devo insegnare quando bisogna picchiare. Scherzando, volevo pensavo saltasse la porta e così siamo fottuti. 19. L'iniziativa è su, che non mi ricordo più, destrezza? Destrezza, yes, sì. Ok, 12, 5, 17 di... Basta. No, aspetta. Solo destrezza. Ok, 12, 5, 17, niente... più il modificatore. No, solo il modificatore. Ah, scusami, allora sono 5, 11. Ok. Molto peggio. Sentite la voce dall'altra parte dirvi: io ve l'avevo detto di non fare mosse avventate. E Broxnar si vede arrivare. Sì, hanno fatto 23. Si vede arrivare attraverso la feritoia una specie di catena appuntita. Ok. Ti rendi conto che non è una catena che, cioè, non è una catena. Mm-hmm. È un pezzo di questa creatura, tipo la coda degli alien. Ah, wow. Che okay, sembra una catena. Aveva già. Il metallo la porta, potevi dirmelo, Brox. Che però ti passa di fianco alla testa, tu ti muovi velocemente, la schivi e, dato che ha fatto così basso, puoi fare, se vuoi, una prova di destrezza per cercare di prendergliela velocemente. Sì, volentieri. 19. Bene, preso. Riesci a prendergli la coda e senti che è abbastanza forte. E ci devi mettere impegno per trattenerlo. Però in questo modo lo stai trattenendo attaccato alla porta. E in più lo stai tenendo in una maniera molto scomoda, per cui non vi può attaccare perché lo spioncino. Beh, è molto io posso piccolo. Usare lo spezzaginocchia per... Quando tocca a te, sì, intanto okay. Gli hai preso la coda. Okay. Alphonse. Alphonse vede la coda fuori e fa tipo strillando, anche un po' spaventato. Però gli faccio un battle chant. Ah, pensavo palla di fuoco. No, non posso, una volta al giorno. 17 più. Quant'è l'escalation?
Non è 5 più, vero? No, no, 0, avete appena iniziato, adesso non peccato, è niente. Peccato, sennò così non posso usarlo. Però 17, quindi l'ho preso. Immagino, con 17 di dado, è tipo la 30 o qualcosa. Ha una difesa alta, ma non così alta. Sono 8, 12, 15, 25 danni da Thunder. Ok. Mentre spacco pezzi della coda. E con 17 o più faccio anche odd e dispari, giusto? Perché even è pari. Sì. Yes. Faccio... Vai, Broxnar! E anzi, in realtà la te... Vai, Broxnar! Ora stringiti forte! Lascia! Salta i pericoli! E gli ti do 10 punti ferita temporanei a te. E adesso che ho preso il talento champion del... del battle scald, li guadagno anche io! Perché tutti i battle chat che faccio su qualcuno me li posso fare direttamente anche a me a gratis. Rinvigorito dal canto di Alphonse, rinvigorito dal fatto che sei riuscito a prendere al volo una coda perforante ninja dallo spioncino. È proprio il mostro, se guardate c'è scritto attacco coda perforante ninja. Beh, se guardi i nomi degli attacchi sul manuale di tredicesima era, certe volte vanno lì. Quelli del Monaco sì, sono tipo palmo tremante del cieli stellati in sette posizioni dei sutra. No, no, ce ne sono alcuni che proprio vanno sul trash, tipo la coda rantolante ninja. Ah, sì? Sì. Comunque, hai la coda in una mano e lo spezzarotule nell'altra. E perché io vorrei provare a staccargli la coda con lo spezzarotule. Quindi chiudergli la coda nella morsa e poi strappargliela. Vai, è una prova contro difesa fisica. Il tuo è un attacco. Minchia. 4. 14. Lo colpisci e senti però che non solo sembrava una catena, è fatto di una... cioè anche il materiale è metallico, magari non è proprio metallo, ma ci assomiglia molto. Ok. È metallo. È metallo. Va bene. E più che altro senti che essere... la vibrazione che... si propaga nella tua mano dalla coda. Certo. Inizia a farti vibrare il cuore in una maniera che ti fa saltare un paio di battiti e sei indebolito. Ok. Fino alla fine del prossimo turno. Ok. Hai meno 4 ad attacco e difesa. Ok. In più, adesso tocca a lui. E senti che la coda che stai tenendo... si sta surriscaldando e la 17 di difesa fisica 20. Ok, la lasci in fretta perché senti che sta arrivando una scarica elettrica che percorre tutta la la vuoi lasciare? La coda. L'istinto è quello, puoi opporti al tuo istinto, però tienilo! Proviamo a tenerlo, dai. 782 danni. Oh! Perché mi ascolti? Perché è un vantaggio. Sono 30 danni. Se lo tengo è un vantaggio. Quanti? 30. Puttana. Però lui è ancora bloccato. Il che vuol dire che avete un più 4 ad attaccarlo sostanzialmente. Quindi tu non c'hai il meno 4. Ok, quindi io c'erai solo alla difesa. Sono a zero, esatto. Alphonse, vedo prima. Where is? Eccola qua. Lancio, intanto come azione gratuita, la Song of Aid. Sempre continuando, dai Broxnar, sul tema di Conan. Che bella bestia. Gli do 3. No, è di 15. Sono 10, 14 punti ferita temporanei. Come mia azione faccio un altro battle chant.
16. Direi che l'ho preso di nuovo. Mm-hmm. Sono 11, 16, 25 danni, 26 danni. E come battle chant è dispari questo. Quindi lui, quella cosa lì, ha tiro salvezza? Quale? Quella cosa che lo vede, che è indebolito? O finisce automaticamente? No, finisce automaticamente alla fine del round. Non serve a niente. Quindi di Battlecry non siamo ancora al quinto di escalation, non faccio niente. E vedo se c'è la seconda azione. No. Broxnar. Rabbia. Con la coda in mano a questo punto provo a fare il classico, cioè faccio una trazione contraria, nel senso bam, cerco di tirare lui contro la porta. 14 preso, quindi, ok. Fai come se fosse un tuo attacco melee. Ok, quindi fumo 2 di 10. Sette, sette, 14, 19, 21, 27, 30. Devo dire che le accusa violentemente. Senti che sbatte contro la porta e il colpo ha incrinato i cardini della porta, perché da quello che hai capito è molto più grosso di te, che già sei bello grosso. Mm-hmm. In più senti che sta proprio aprendo la porta di scatto e davanti a te, con la coda ancora infilata nello spioncino, ti trovi un affare che, se si mettesse in piedi, sarebbe alto 3 metri e mezzo, quasi 4. Mm-hmm. Però non ci sta. Non ci sta, sta praticamente a 4 zampe e ha una specie di... ha la coda molto lunga e metallica. Mm-hmm. Ha degli spunzoni su praticamente ogni articolazione che ti capiti di vedere. Ok. E anche la faccia è ricoperta di spunzoni. Mm. Un po' come se Doomsday, se avete visto Batman di Superman. Ti guarda e ti dice: tu eri quello che preferivo. Sarai il primo a morire. E ti attacca. Okay. Ma non sei più indebolito. Ok. Perché è finito il tuo round. La comitiva dei grandi tiratori, proprio. Tra tutti. Alphonse, dicevamo. Alphonse. Vediamo se mantiene la buona canzone. Notizia è che si è aperta la porta. Vediamo se mantengo la canzone. 6, ma mi sa che era un 9 o più. Te lo dico subito. 11 o più. Bene, perfetto. Quindi finisce e... Ah no, puoi usare un recovery. Se vuoi. Ah, gratis. Sei full. No, non ero full. Ah, allora uso il recovery. Manca ma 6 punti. Vabbè. Ah no, beh, se ne mancano solo 6, non so se non viene. No. E allora, visto che mi è finita la song, lancerò l'altra. E inizierò a fare... Thunder! Na 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 thunder! Na 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 thunder! Poi gli sparo un fulmine in faccia. Ok. Un di 4 più una creatura, direi che non mi serve perché c'è solo lui. Sì, non li spero neanche. È largo come 4, quindi. Esatto. Sono 6, 16, 16, 18 di physical. Mm-hmm. Preso? Presissimo, anzi, si mette lì così. Ah, giusto. Così. Però è Thunder, non sì. È Lightning. Non c'è la differenza. Lo ricarichi, benissimo. Quindi anche col Battle Chant lo curavo. Cioè, non gli facevo niente. Non me ne sono accorto. Ah, erano danni... Battle Chant, tutto Thunder. Ah, sì. Perché, però... Sì, ok. Non c'è la differenza tra Lightning e Thunder. Mi sa di sì, Thunder non sono sonori, in teoria. Passami qua. Lo scopriamo subito. Se gli hai lanciato un fulmine, è un fulmine. No, la Song of Thunder... E danni da tuono, come anche l'altro. Penso che siano i sonori, però controlla. Allora. Sennò poi non glielo lancio più, perché in teoria sustain ogni round. Cioè, adesso glielo lancio, ma poi non glielo lancio più. Thunder qua non c'è.
Aspetta, ho un'idea. Vediamo il drago blu e lo scopriamo subito. Ah, giusto. C'è il soffio del drago anche. Sì, ma mi fido più del drago blu, onestamente. Credo sia lightning. Spero. Animali. Più che drago, credo, spero. Drago blu. Lightning, no, è proprio sono lightning. Sono diversi. Quindi lo colpisci, cioè gli fai danno. Vede la nuvoletta che si crea, lui convinto allarga le braccia e poi gli allora, la gioca. Ah! Lo stesso, però sì. Faccio, ah! 15 e 3. 18. 18, 28 danni. Poi come mia azione gli faccio il battle chant. No, anzi, come mia azione... Le faccio... Tu volevi torturare qualcuno, tu... Qui c'è il mio migliore amico che non è niente in confronto a me, tu sei solo un patetico, inutile, morta creatura. E Vicious Mockery. 18. Da 30 DMC. Sì, direi preso. Sono 3, 6, 7. Quindi che ho fatto bene a lasciare il cassettino dei dadi a Roberto direttamente. 8. 9, 10, 9. Sei, 12, 18, 20, 30, 38, 48 danni psychic. E fino a che non salva alla fine del suo turno, quando manca qualcuno, si fa metà del suo livello in danni. Ok. Visto che mancava sempre. E questa era la mia prima action. Vediamo se c'è la seconda. Vai. No, 3. Tu che cosa devi fare per avere la seconda? Il pari all'escalation. Ah, pari all'escalation. Solo che se ci riesco, poi il dado da 4 diventa dado da 6, poi dado da 8, okay, poi dado okay, da 10, chiaro. 12, 20 e poi finisce. Ok. Roxnar. Vabbè, io gli do giù. 33, 33, 39, hai 40, fatto 33, 42 con 4 dadi da 10. 42. Gli pianti il erano esattamente 42 punti critici che gli mancavano. Gli pianti lo spezzarotule sotto al mento in un unico punto dove non hai trovato spuntoni e senti che non fa nemmeno è talmente preciso si è spento, lo infili e fa ma un secondo dopo arriva l'altra mia Thunder su di lui che, che lo sbatte via e lo spacca. Ucciso. Devo cercare e senti che ti era rimasto proprio attaccato tipo cono gelato, no? Ok, ecco. Io volevo fare un attacco sull'armatura, ma non l'armatura perché l'ho ucciso io. Ha una barba? Sì, ha svariate barbe, in realtà. È un bearded devil. Ok, allora gli faccio lo scalpo. Mi prendo una barba. Ci metti un po'. Beh, perché ovviamente... E il tizio fa, no, allontanatevi se volete salvare la vita. E gli do un calcio. Punta, spunzone, il piede, spero che non siano velenosi. Spuntoni utili, vede? Io imparo a te, tu impara a me. Sì, però tu non sei stato neanche toccato dai suoi spuntoni, quindi vedi che non sono utili. Però tu fa male spuntoni. Sì, ma perché ho sbagliato io a metterci adesso il piede sopra. Questo è perché non avere spuntoni. In fondo al corridoio c'è un'altra bella porta di metallo. Che cazzo. Voilà. Sembra che stiamo giocando a un gioco da tavolo. Beh, quasi. Allora, tanto vediamo se recupero le cose. Vicious Mockery, 11 o più. Sì. Song of Thunder, 9 o più. Sì. Basta. Siamo pronti? Andiamo a uccidere tutti? Ditemi voi. Andiamo. Volere provare tu di aprire di porta, visto che io non avrei molta fortuna oggi. Beh, vediamo. Mi avvicino, stando molto attento a dove c'era prima lo spioncino, quindi mi metto proprio sul lato e vedo se si apre. In teoria è da dove c'era il tizio, no? La porta infatti è aperta, non hai problemi okay. Ad aprirla. E quello che vi trovate davanti... è praticamente un crocevia. Vi rendete conto di essere parecchio
No, non siete tanto in profondità perché dovevate essere più o meno a bordo strada, però è un complesso che si estende sotto diversi edifici, quindi non è Dobbiamo un'unica trovare questa torre, roba. è troppo grosso per essere una Dobbiamo vedere casa. prima l'altra porta. Proviamo se non altro a testare se è aperta. Sì, io riaccosto un attimo la porta lì e torno indietro da lui e andiamo a vedere l'altra, solo se è aperta o Sì, è aperta. no. Ascolto. Ascolta. Saggezza. 18. Più cantastorie. 30. Non arriva nessun rumore, ma non... Io dentro senza aprire tutta la porta. Quello che ti trovi davanti è una scena raccapricciante e fammi un tiro salvezza facile, cioè medio, 11 o più. Ok. 12. Ti viene un attimo da vomitare, anche perché ti arriva addosso un odore di cadaveri, non in decomposizione, però tipo dal macellaio, per cui ettolitri di sangue rovesciati. In mezzo alla stanza c'è un tavolo su cui sono state squartate delle creature che non ti è chiaro cosa siano. E buttate di fianco a questo tavolo ci sono resti di altre creature. Ti sembra che siano state fatte a pezzi per montare qualcos'altro, da come sono disposte. Guardando in giro, Sembra di essere vicino di Taverna di mi Orchi. sembra di vedere roba utile o il nostro, qualcosa di nostro. Qualcosa di vostro? No. Però le creature sono particolari e potrebbe esserci qualche cosa di utile da recuperare dal loro Brox, vai a vedere cadavere. se c'è qualcosa di utile. E mi allontano un po'. Io vado di ravanare dentro carne. Ravani un po' e quello che puoi raccogliere se vuoi sono dei pezzi di cadavere che possono servire come armi o come armatura. Ci sono delle scaglie, sembra chitinose, tipo di un insetto gigante, che volendo potete legare con delle corde e usare come armatura. Tu voler indossare scorazze di AE? Mi allontano verso l'altra porta. Rispetto, vabbè, io che non ho schifo, Anzi. me le appiccico addosso con i resti dello slime insettoso che ci sarà Beh, se stavano sicuramente. facendo una cosa per montarle insieme, ci sarà del filo. Sì, infatti c'erano Sì, dei vabbè. cavi, delle cose di Io cuoio. vado a vedere l'altra Ok, mi stanza e faccio una Mad Max mentre lui fa armatura e. questo, io alla Kronk mi sposto di lato e inizio a guardare nella stanza. Ok, fai anche lì una prova di orientamento, più che altro. Che sarebbe sempre saggezza? 8, Sì. 14, 19. Allora, ti sembra che l'edificio vada parecchio in là in ogni direzione. Quella che ti sembra un po' più tranquilla è la parte a destra. Non sapresti dire se è nord, est o ovest, però da questa parte arriva meno rumore, mentre là davanti, dritto davanti a te, arriva rumore di qualche tipo di macchinario. E da sinistra ti sembra di sentire delle voci, ma sono un po' in lontananza e non Allora io qui capisci. dall'angolo sbircio prima a sinistra, se non c'è niente mi sposto di qua e sbircio in fondo, poi dietro l'altro angolo mentre lui si monta l'armatura e cerco di svelare quello che c'è Allora, a come sinistra c'è lontananza. un corridoio che poi fa una curva, E va di quindi là, ok. non riesci a vedere che cosa c'è in fondo. Qua invece c'è una porta a destra di legno, non di metallo come quella che teneva chiusa la vostra prigione. E 31 ti ascoltare. sembra non ci sono rumori particolari. Dall'altra parte? Là fai fatica a sentire che cosa ci sia. C'è un corridoio che Che va così dritto avanti e e poi poi c'è una giro. porta chiusa di metallo anche Allora quella. vado verso la porta tenendomi nell'ombra e Quindi origlio anche lì. 15, 21. senti che ci sono dei macchinari probabilmente a vapore, tipo delle presse o qualcosa del genere che stanno lavorando. Quindi non ne sono per idea di dove potrebbe essere la nostra roba. Allora faccio un cenno a lui e lo aspetto di fianco a quella porta lì.
quella dove c'era ben rumore. Ti volevo fare una domanda, Claudio. Il rispetto allo spezzaginocchio, le eventuali armi che ci sono lì prendendo pezzi di cadavere mi danno qualche vantaggio? Perché ne so io. Ti rendi conto che sono particolarmente affilate, per cui potrebbero essere in grado di tagliare cose che un'ascia o uno spaccarotule non sarebbero in grado di tagliare. Ok. Non tagliano ovviamente come se fossero il burro, anche il metallo, però sicuramente contro creature che hanno le corazze, le scaglie, okay, ti danno un vantaggio. Allora faccio così, lo spaccarotule me lo metto attaccato all'armatura da qualche parte. Spenzolante. Spenzolante, e poi mi prendo anche un artiglio. Ok. Segnati che sono affilati, poi quando esse capita ti dico che cosa fa. Ok. Quando raggiungi Alphons, vedi anche tu che c'è un corridoio che gira da una parte ad angolo, quindi non sapete cosa ci sia oltre. In fondo un corridoio con una porta di metallo e di qua una porta di legno. Tutti questi corridoi sono illuminati da delle torce magiche. Tu già li ho esplorato? No, non sono andato di là né di là. Guardiamo prima questa porta, che mi sembra ci sia meno rumore. Di qua ci sono dei macchinari. Mm. E lì in fondo bisognerebbe vedere nel corridoio. Cosa è macchinario? Grosse macchine, robe che fanno... Cose da sole? Sì. Esatto. Ah. Quelle dei nani. Qui i nani. Vuoi romperli con quello o con la tua ascia? Non riguarda la tua bambolina? Mi sembra che fossi affezionato. Io rivolere tutto. Quindi andiamo a cercarlo prima e vado a aprire quella porta di legno. Però se non incontra nani uccide. Facciamo qui patto. Dentro sì, a meno che non si arrendano e alzano le mani. E se si arrendono e alzano le mani, io tengo le mani, così non alza più e non sono più una resa. Prima ci facciamo dire tutto quello che vogliono e poi vediamo quanto sono bastardi. Non tutti i nani sono cattivi. Forse. La porta di legno non è chiusa a chiave? E di là c'è Akira. Esatto. Al di là c'è una stanza che è chiaramente una stanza di servizio. Ci sono delle casse appoggiate sui lati, svariate tubature che passano e ti sembra che possa essere usata per comunicare con altre parti, perché alcuni di questi tubi hanno degli imbuti davanti. Hai visto usare delle cose simili in alcune corti umane? Quando giravi hanno delle cose per attivarli, tipo per far passare l'aria eccetera, oppure sono sempre attivi? No, sono sempre attivi, sono i tubi in cui parli e mi tolgo la veste, voce si espande. Mi tolgo la veste rimanendo in déshabillé e copro i cosi con la veste e poi inizio a cercare per la stanza. La si sente. Ritrovate la vostra roba, l'avevano messa semplicemente il magazzino. Riprendo la mia gemma, mi sento molto più sicuro. Tu sicuro che non vuoi imparare a usare spuntoni? Sì. Ok. Trovi anche altra roba oltre a quello che posso andare da 100. Cerco in giro, no, aspetta, diamo di questo. 100. Cthulhu. Cthulhu. C'è anche della paccottiglia, chiaramente. Però c'è una verga che ti rendi conto essere perlomeno molto costosa, probabilmente anche magica, intarsiata con delle fiamme. Destino. La sbattacchi un po' in giro, con poca delicatezza, perché gli oggetti magici non siamo molto molto amici. Non succede nulla. Punto verso la stanza, faccio fuoco, spara, attivati. Provo in elfico, attivati. Non succede nulla. Provo fiamme in elfico, provo un po' di parole a caso e poi la metto via. Probabilmente è un'attivazione contingenziale. Me la tengo, me la metto in cintura e continuo a frugare, vedo se trovo anche qualcosa di utile per Broxnar. E altre cose che trovi in giro che potrebbero avere una qualche utilità, c'è un flauto di Pan. E anche questo non è il tipico flauto di Pan fatto di bambù che si spezza dopo due volte che un orco lo prende in mano. Anzi, ci sono delle scritte in orchesco sopra. Sai leggere?
Ci guardo. C'è scritto: il dio cieco ti protegga mentre voli. Non sai suonare? Ho ancora il residuo di quello schifo che c'era di là. Mai suonato? Ti posso insegnare io? Però non qui. Vabbè. Però tu te lo prendi, lo appoggi alla bocca e soffi. Io provo. Fai dei suoni, altra volta. Vediamo. Sì. Cosa c'è scritto? Il dio cieco ti protegga mentre voli. Magari permette di volare. Mi piacerebbe volare. Tu credi nel dio cieco? No, però se Taruk si trasforma a drago e vola via, se io sa volare, io insegue e uccide anche in volo. Giusto, ricordami che ti devo insegnare. Intanto lo metto via io. Te lo sei segnato? Sì. Bravo. Altre cose interessanti? No, tra non tutto quello che mi sono segnato non lo troverò mai. Non ci sono altre cose interessanti nella stanza. Andiamo. Mi riprendo la veste. Chiudo la porta piano. Da che parte? Ah, da che parte? Ora sì, che possiamo spaccare qualche culo. Ah, macchina. Cerco di scrocchiarmi il collo, ma non ci riesco. Da parte di macchina. Macchina? Ok. Arrivate in fondo al corridoio. E c'è appunto quella porta. Proviamo a aprire e vedere se è aperta. Tanto ti piacerebbe, ma no, è chiusa. È chiusa a chiave. Dall'altra parte senti un rumore di macchinario bello forte. Quindi, probabilmente, se cercaste di sfondare la porta, non se ne accorgerebbero. A meno che non ci sia un allarme sulla porta. Allora, io provo a scassinarla, ma se non ci riesco entro 2 minuti, lascio perdere. Non voglio sforzare troppo. Posso metterci metà di cantastorie? Perché? Perché un po' l'ho usato, dai. Cosa? Hai sentito storie di gente che scassina le serrature? Mi sono comprato il set di Grimaldelli e l'ho provato. O anche Nobile. Guarda, piuttosto Nobile, ma cantastorie che cazzo c'è? Boh, non lo so. Io robè ho un minimo imparato con i Grimaldelli così perché... faceva figo e ho letto i libri di Silk di Belgarat. Potrebbe entrarci, no? No. Là sarebbe più fan del fantasy. Sì, esatto. Dobbiamo mettere quello. Esatto. Vabbè, comunque 26. Sì, riesci in un paio di minuti ad aprire la porta. 26, anche di meno. Non clac clac, però. Guarda che un paio di minuti per una serratura bella robusta. Sì, ma 26. Sì, ma sono comunque un paio di minuti. Clac. Ridendo verso di lui. Sono solo le serrature americane che metti dentro una carta di credito. Okay, si aprono. Vedo le finestre anche. Apri e effettivamente oltre c'è una stanza abbastanza grossa in cui ci sono svariati macchinari, ma in particolare sono due quelli che saltano all'occhio. Una è una specie di piscinetta che sta ribollendo, vedete che ci sono dei cavi che portano della corrente alla piscinetta che sta ribollendo. Perché tutta sta gente con queste cose di cavi, elettricità? Oh, ma... è la seconda volta, tu non c'eri, ma è la seconda volta. E l'altra, che è quella che fa il rumore di pressa, è una pressa nanica che sta... forgiando, poi vedi che c'è un rullo che li porta fuori dalla stanza attraverso un muro. Sta forgiando dei pezzi, sembra di golem. E li sta portando fuori. Questa è una forgia nani. Poi i nani si fanno i pezzi per diventare più grossi. Non li distrugge? Sì. Perché in realtà c'è una cosa molto migliore che potremmo fare. Noi sabotiamo. E che differenza tra sabotaggio e distruzione? Che sabotaggio non sembra distrutto, ma quando poi viene usato non funziona. È come di sabota. Sì, viene da sabotatore e gli sabota. Sì, ma come tu fare? Non lo so, diamo un'occhiata. Ah, qua sarebbe stato comodo Ripple. Se tu non capisci, però noi distrugge. Ok. Allora, nessuno di voi ha cose sui nani in particolare? No. Quindi fate una prova di intelligenza. Ma io
provo a invocare la mia relazione con il re dei nani di cui ho cantato la ballata il giorno prima. Vai, tira un dado da 6. Quanti dadi da 6 puoi lanciare? Mi sa che io ne lancio... Ce l'hai scritto, quanti punti hai nella relazione? No. Perché dipende dagli Vabbè, io ho 14 in tutto. No, ragazzi, si prende la ballata. Sì, dipende dalla canzone. Io ho 14 in tutto. Che comunque... potrebbe quasi andare bene. Non è male. Male relazioni allora, con le canzoni. Allora, perché io ho il talento... Allora... No, in realtà tu hai una relazione con il re dei nani. Sì, negativa. Però. Potresti sapere come fare del male al re dei nani. Tira due dadi da 6. Ah, sì? Aiuto. Non la 7. No, 6 e 1. 6 e 1. Ok, quindi... Il 6 è quello importante. C'ho due positivi. Due positivi con lui e due... Cursed Dice... Con la regina degli elfi. Con la regina degli elfi. Mi puoi scegliere tu quando farli tirare. Se faccio uno, problema sicuro. Due, questi qua sono i cursed. Sì. Due, complicazione. Si funziona al contrario di quelli. Io c'ho due. E anche con 5 o 6 ci riesco. Come i dadi normali. Ah no, ci riesci no. Senza conseguenze? No, i miei 2 5 diventano 6. Okay. Se faccio 5 diventa 6. Mi tiro 2, giusto? Sì. 2 e 1. Ok. Niente. Ma Broxnar ha già avuto modo di trovare dei macchinari simili. Benissimo. Quando ha iniziato a dare la caccia ai nani che avevano ucciso il suo clan. E ti ricordi perfettamente quali sono i punti deboli del macchinario. Mm. Ma soprattutto ti ricordi anche che quando questi golem vengono forgiati... Gli viene forgiata all'interno, una volta lo mettevano all'esterno ma poi veniva cancellata, quindi i nani si sono fatti furbi e la mettono all'interno della calotta cranica, mm-hmm. Una runa che serve a poterli comandare. Ok. Se manomettete la runa, i golem, quello che hai visto succedere tu, è che si rivoltano contro i loro creatori. Ok. Perché comunque è una cosa... sabotaggio. Innaturale. Quindi... In un modo, ti vedo pensare... Hai già avuto modo di usare una schiera di golem che poi hai fatto a pezzi, però intanto loro ti aiutavano a tritare nani come se... Perché gli cancellavano le rune loro. Sì. Ti vedo pensare, non ti ho mai visto pensare così tanto. Hai un'idea? Io ricordo una cosa che ho già fatto. Se noi prendere una che loro mette in testa di pupazzo... Poi non posso aiutarti, cosa facciamo? Si cancella di runa. Cosa facciamo? Si cancella di runa. Ma possiamo cancellarla in serie o devo cancellarla una a una i pezzi che stanno uscendo? La runa viene impressa dalla pressa. Noi dovere distruggere di stampo di pressa, cioè di quella corona che imprime runa. Ah, con quello potrebbe essere utile, quindi col piede di porco. Sì. Pieghiamola, guarda, dovrebbe essere, provo a fare una prova di investigazione per cercare, posso? Inizia a fare come Claudio, non c'è, tiri tu i dadi. Sì, esatto, non c'è Claudio, quindi lo faccio io. Ok. E cerco se riesco a trovare dove esce la punzonatura della cosa. Sì. Quanto hai fatto in tutto? Immagino sia intelligenza 20, se posso usare qualcos'altro, 23 o 25. Ti rendi conto anche che c'è un pulsante per fermare la pressa, più che altro, in modo da non doverlo fare al volo mentre rischi di farti schiacciare una mano. Magari si insospettisco. Beh, io la fermo e gli dico a lui di rovinarla, non di spezzarla. Penso che basti rovinare la runa. Ok, tu la fermi un attimo, ti dai da fare, tanto l'hai già fatto parecchie altre volte. Io cerco di farglielo fare un po' più subdolo, che sembra quasi che ci sia ancora la runa. In realtà basta, se la taglia a metà, che quindi c'è una riga che la separa in due. Cambia il comando. E la facciamo questo. Ok. Vedi? Incido così con la mia lama affilata. Vedi, così è giusto uccidere i nani, perché loro probabilmente useranno questi golem per uccidere qualcuno o per... Ma è sempre giusto qualcuno. Di uccidere nani, sempre. E quindi basta, andiamocene da qui. Non c'è nient'altro, mi sembra. Riattiva pressa però, perché sennò loro... Sì, la riattivo. Sì, torno indietro, la riattivo. Cioè si pentiranno di averci preso a noi, intrappolati qui. Adesso gli stiamo rovinando tutto, gli abbiamo ucciso il tizio, chissà quant'altra gente... quanti altri piani rovineremo loro. Vedi, non bisogna mai... Questa qua potrebbe essere l'inizio. Io è da inizio di chi ti conosce che dice che nani pentire. Tu sempre dire no, loro no, non uccidere loro. E invece sì, adesso... Ma noi li stiamo uccidendo, è quello il bello. Ma io non capisce.
Per quale di motivo tu, sempre differenza. Noi non uccide, no, noi crea una cosa che uccide, noi uccide è uguale. No, è ben diverso. Se loro non usassero quel golem non morirebbero. Sì, ma no colpa di golem, colpa di chi sabota Runa. No. No. Colpa di nani che usano i golem contro altre creature innocenti. Tu contorto. Beh sì, ma immagino che a te possa... Ma già avevi più o meno sentito le voci, senza capire chi o cosa stesse parlando e cosa stessero dicendo. Cosa facciamo? Abbiamo la porta carica in mezzo e poi se qualcuno si arrende lo lasciamo vivo? Io quando carico non è che sto a sentire chi vivo, chi arrende, chi non arrende. Vedi, se uno si butta in ginocchio, alza le mani e dice... Bene, muore prima, più veloce. Non ucciderli se si arrendono. Lo Yorki dire... Tu volere comandare? Stare avanti. Tu non volere comandare? Lasciare fare a chi sta davanti. E allora carico io, però non ammazzi quelli che si arrendono. Se io accorgo che loro arrende, promette non uccide. Facci molta attenzione se uno si arrende o no. Non che non me ne sono accorto. Io no accorge. Io ho tagliato testa perché io no accorge che lui ha reso. Io pensa alza mani per fare cosa magica. No. Fare così, io lascio te in mezzo. Se vede che qualcuno tira ammazzata, io arriva e uccide. Se loro non tira ammazzate a elfo, io sta fermo. Ok, provo a sentire lievemente se la porta è aperta. Sì, la porta è aperta. Spalanco la porta e faccio arrendetevi! Ci sono due affarini alti più o meno come Fitz. Uno è abbracciato all'altro. Arrendetevi! Quello più magrolino è abbracciato a quello più grassottello. E tu li hai già visti, bro. Arrendetevi! Ah! Sono loro! Siamo salvi! Ok. Si risistema. Arrendete? Sì, siamo arresi. Completamente arresi. Guardo in giro nella stanza. Vedi che ci sono svariati cadaveri. Di? Nani. Chi siete? Perché siete prigionieri anche voi? No, stiamo cercando una persona. Chi? Una nano, un drago. Ah, anche noi. Perché lo cercate voi? Abbiamo fatto un piccolo errore di valutazione. Chi siete? I nostri nomi non sono importanti, i nomi non valgono molto, non servono mai a nulla. Il problema è che... Perché loro... sono dei piccoli... Cioè, esistono loro... i bolli in questa ambiente? No. Sono delle lucertole umanoidi. Loro di due cani... Cani parla che prende me e porta via. Ah, voi siete gli amici di Fitz? Sì, amici di Fitz. Loro no proprio non amici. Non c'è bisogno di tirare. Loro... È chiaramente una falsità. Loro fa idiozie. No, attendibili. Amici di Fitz, sì. Certo. Sta attento di gomitino come fare tu. Beh, quindi ognuno per la sua strada? Se vedete il nano, ce lo potete dire in qualche modo? Dovremmo riportarlo indietro. Non credo che sarebbe fattibile dopo che lo incontriamo noi. Beh, come volete, nel senso, noi lo dovremmo portare via. Vivo o morto fa poca differenza. Ah, ok. Tu cane parla, perché tu dire che lui ha fatto errore tu? Sono tra virgolette amici di Fitz, viaggiano, si spostano anche loro. Sì, ma perché loro? Loro ho portato Tarunk in nostra epoca? Eh sì, mi sa di sì. Ha fatto un piccolo errore di valutazione, non è stata una cosa volontaria. Tu aiuta, intrappola lui e riporta da dove viene. Voi ci aiutate a intrappolarlo e riportarlo da dove no, viene. No, no, cambia termini, tu aiuta noi. Tu aiuta noi, è quello che ho detto io, posso esattamente uccide? La stessa cosa. No. Si sono arresi. Ok, che sono lucertole. Vedi che quello rosso abbassa la mano di quello bianco. No, no, adesso no, non ti preoccupare. Si sono arresi. Vedi. Siamo tutti amici. Beh, per lo diciamo meno. Diciamo che abbiamo due obiettivi un po' opposti. No, però se vi va bene anche morto. Perché opposti? No. Se vi va bene anche morto. Allora dateci una mano a uscire di qui. E noi qualche giorno vi consegniamo il nano drago. Ok, dateci una mano a uscire di qui e vi aiuteremo a consegnarci il drago. Ma non potete viaggiare nello spazio, nel tempo? Non è una scienza esatta e precisa. Quindi non lo potete fare? Potremmo farlo, ma l'ultima volta che l'abbiamo fatto Taruk è arrivato qua, quindi... Ok.
Cercheremo di farlo solo quando è strettamente necessario. Dove c'è qualcosa qui? Avete visto? Beh, i nani non avevano nulla addosso di... Li avete uccisi voi? Di valore. Sì. Devo guardare che segni ci sono sui cadaveri. Alcuni sono tagliati, ad alcuni manca direttamente un pezzo, ma è tagliato di netto come se fosse scomparso semplicemente. Ah, loro già piace di più. Voi ucciso nani? Beh, hanno cercato di prenderci. Allora, io amico di cani che parla. Ok, ti basta così poco, va bene. Ma mi sembra un... Due bravi cani che parla. Un po' bizzarri quando porta via Broxnar, ma bravi cani che parla. Siamo ragionevoli dopo tutto. Risultati di bravi cani che parla sotto occhi. Ecco, guarda, nani a pezzi. Noi abbiamo ucciso qualcosa di più grosso, però di là. Era più cattivo, più grosso di un nano. Sì, ma non nano. Ah, cos'era? Una cosa con le punte. Grosso, cosa con grosso. Le punte? No, non l'abbiamo portata noi quella. Perché avete portato qua altra roba? Boh, non lo so. Abbiamo portato altra roba? Sì, te l'ho chiesto a te. Si guardano tra di loro? Boh, non so. E gara a chi perde più cervello prima? Non credo di poter vincere questa gara, se lo sento dall'interno. Beh, dove stavate andando? Da dove siete arrivati voi, ma evidentemente siete arrivati voi. Di là. Quindi o uno di voi strano. Due è un nano drago? No. No. E allora dovremmo andare dall'altra parte. Di là? Sì. Prego. Beh, ma ci sono le scale di lì. Dove? Lì. C'è una porta. Ah, beh, andiamo allora. Beh, ma usciamo. Se andiamo di lì si esce, c'è la strada. Sì. Noi uscire, dietro, no niente. Ma non c'è il drago? Ma no, non è qui il drago. No, qui nano drago. Il drago lo sappiamo noi dov'è. Ah, e dov'è? Prima ve lo consegniamo morto, perché sennò voi lo portate via e noi abbiamo anche noi delle cose da fare. Dobbiamo salvare okay. Il mondo. Sì, non è un problema. Quindi vi possiamo aiutare a ucciderlo. Ti sembra un'ottima idea? Sì. Due braccia più, capaci di uccidere nani, più facile noi uccide drago. Beh, quindi in realtà tutta questa disavventura è stata più che altro fortunata. Io ho trovato questa, tu adesso ti imparerai a suonare, hai imparato quanto sono affidabile e indispensabile in qualsiasi tipo di situazione, mi sembra che sia andata in maniera fantastica. Quindi noi contemplatiamo il nostro rituale, evochiamo il drago, lo facciamo a pezzi e poi loro se lo riportano via. Tu affronta drago... Io, te, cani parla, ammazza nani. No, non hai detto che ci vuole il sangue degli sì, amici? Sì, volere Tain e volere sì. Fizz. Altrimenti non possiamo evocare il drago? Perché continua sempre? Non ti preoccupare, non ti sforzare troppo. Vabbè, tu fa trovare posto per il rituale, io fa evoca, poi uccide il drago e poi finisce. Invece abbiamo posto per il rituale. Ah no, perché il tizio l'abbiamo lasciato andare via. Quindi troviamone un altro. Beh... Che posto vi serve per il rituale? Beh, un posto sgombro dove poter uccidere un drago. Ci serve posto dove c'è pozza acqua. Ok. In modo che chi fa rituale... Allora va bene comunque tanto, anche se è morto, no? Sì. E sto molto attento a questa sua risposta. Voglio vedere se è vero. Sì. Mi sembra vero? Sì, sì. Sincero? Ok. Puoi provare a fare una prova di nobile, se vuoi. Sì, no, voglio capire se magari è un... Il mio sospetto è che arriva il drago e se lo portano via. Un po' in bilico. Era un bilico tra un 19 e un 1. Un po' troppo diversi. 4. 10, 13. Sembra sincero. Ti sembra sincero. Beh, se vogliamo andare a questo punto. Sì, andiamo a cercare te. Ma voi siete sicuri che volete venire in giro così? Date un po' nell'occhio. Guardano Broxnar. Sì. Noi diamo nell'occhio? Sì, ma è normale che ci siano orchi qui. Voi cosa siete? Non è importante cosa siamo. Non siete dei cani sicuramente. No. Vedi? Sembrate delle lucertole? Dei draconidus? Quelle antiche estinti? Beh, io sono un drago in effetti. Ma non pensi un drago? Anch'io sono un drago, il grande drago bianco saggio. Stupido idiota. No, io non lo offenderei fossi in te. No. No, non volevo offenderlo. Ho solo detto stupido idiota. Ma io...
Ok. L'ha detto a me, stupido idiota. Io sono stupido idiota. Ah. Beh, contento tu? Mi sembra sensato. Kruban, non capiscono il draconico, questi idioti. Sì, no, io ricordo che loro chiamo così, per cui non ho preoccupato che dessero stupido idiota a me. Ok. Quindi sono dei draconici, pensavo fossero estinti. Vabbè. Sono tipo delle lucertole abbastanza piccole, si dice che avevano un artiglio curvo su una zampa. Loro cani, non è la zampa. Attaccavano in branco. Loro cani parla di orchi. Parla loro di... come cane di orchi. Cane di orchi è lucertola. Sì? Sì, solo che cane di orchi non parla e cane invece parla. Ma noi non siamo cani. Sì, no, cane di orchi. E magari i Dracoridus da loro sono chiamati cani degli orchi. No, insulto, cane di orco è utile, perché cane di orco scaccia goblin quando goblin fa rumore e non fa dormire orchi. Migliore amico di orco, cane di orco. Ottimo, siamo dei cani orchi. Da lì il famoso detto orco cane. Lo guardo malissimo. Non lo conosce un detto umano elfico. È infatti il motivo per cui elfi umani e orchi non vanno andare d'accordo. Beh, stiamo andando d'accordissimo noi. Beh, qui non c'è nessun umano, quindi anche se morissimo tutti... Vero. Vedi? Un po' di logica ogni tanto. Andare su strada. Se voi siete sicuri di non dare nell'occhio in questo modo, andiamo su. Ah, no, no, non ti preoccupare. Apri la porta e ti ritrovi, vedi una scala che sale abbastanza ripida verso una botola. La botola è di quelle di legno che si aprono... proprio lungo la strada, probabilmente di fianco c'è il panettiere, per dire. Ah! Siete in mezzo a alla piazza del mercato, praticamente. Parecchio lontano da dove ci siamo punti. Sì. E beh, abbiamo fatto un bel po' di strada sotto. No, ma non solo, siete stati portati via parecchio. Scusa, ma sotto abbiamo esplorato tutto? Eh sì. Così, un posto sì, così, sì. Che senso c'ha? Bisognerebbe vedere dove la catena di montaggio va a finire, però non ci potevamo passare perché c'era solo il rullo. Beh, i pezzi dei goblin sono grossi, lì uno di noi non ci passa. No, uno dei coboldi sicuramente sì. Beh, però sapevamo visto in che direzione andava. Di solito non gli fanno fare tante curve o un macchinario del genere. No. Proviamo ad andare in quella direzione. Prova... fare okay. Mente locale. Fai una prova di mente locale. 19 di dado. Mm. Sarà int. È la più saggezza. Ricordami in che direzione andava? Per l'orientamento in genere su saggezza. 25 più. Basta, non aggiungo niente. 25. Sicuramente è nella direzione ti giri del palazzo imperiale. Non siete lontanissimi dal palazzo imperiale. In più noti anche un'altra cosa. L'insegna del quello che pensavi fosse il panettiere o qualcosa di simile è la taverna del gigante scarlatto. Ah. Quindi alla fine ci hanno portato quindi in trappola. Alla fine siamo finiti in trappola lo stesso. Si vede che ci pedinavano ancora meglio di... Tu hai preso le barbe? Ho preso la barba dello spuntone. Ah, non hai preso quelle dei nani? Devi ucciderli tu? Devo uccidere io. Ah. Perché sennò entravamo con le barbe dei nani. Beh, allora vado a cercare. Beh, vuoi che vado giù a fare degli scalpi così per far incazzare Taruk a caso? Vuoi far incazzare Taruk? Sempre. Vai, perché non parli più orchesco? No, mi stavo rivolgendo a te in quanto Roberto. Sto parlando in gioco. Io vado di prendere barbe se vuoi. Sì, e appendiamo davanti. Facciamo... alla taverna e ce ne andiamo. Ah! Ah, una tipica ghirlanda orchesca. Giusto! Vede che lui è esperto, lui capace, lui bravo. Orco, no, come te che non conosce. È un orco cane. È cane parlante di orchi, no orco cane. Vabbè, è vado uguale. Giù, comincio a fare scempio delle barbe con il mio nuovo rasoio. Vedi che tu che rimani su Alphonse, la gente che passa nella strada, perché comunque siete praticamente in centro città, non nota assolutamente le due creature. Come se non le vedesse proprio. Anzi, tant'è vero che quello rosso ne approfitta rubando cose alla gente. E allora gli chiedo all'altro. Gli chiedo all'altro. Ma quindi solo chi ha viaggiato nel tempo può vedervi? Ah! Kruban! Mi ha chiesto qualcosa, credo di sì.
Krubal. Krubal, ti chiami? Lui si chiama Krubal. Krubal? Sì. Vi riusciamo a vedere perché anche noi abbiamo viaggiato? Certo. Interessante. Beh, utile. La cosa che c'è in mano. Ah, questi, no, ma credo che no, li abbiano persi. Giudico. Bravo, perfetto. Non li hanno persi, sono miei adesso. È un po' illegale, ma... Come fa a essere illegale se non sono nemmeno di questo mondo? Diciamo che sarebbe molto complicato come processo, quindi lascerò correre. Non potrebbero neanche vedermi. Come fanno a processare qualcosa che non vedono? Io non esisto. Forse sono nella tua testa. Non credo che la mia testa sia in grado di viaggiare in questo modo. Fidati, ho visto succedere di peggio. Ad ogni modo, il tuo amico Fitz. Sai dove sei? Dov'è? Dove sta? Dovete portare anche lui da qualche altra parte? Beh, ti sembra normale essere tre qui? Io è da... non so quanto tempo siamo qui, che lo dico. Finalmente qualcuno di sensato. Se riuscissimo a riportare tutti indietro... Perché tanto è impossibile, non possiamo modificare quello che è successo. Beh, perché no? Io ho rubato quella roba a quel mercante. Beh, ma si vede che era già successo. No, noi non esistevamo neanche in questo mondo. Beh, ma adesso siete qui, quindi è già successo adesso e risuccederà quando ritornerete qui. Se fosse già successo, il tuo amico orco avrebbe ucciso già il drago. Invece non è successo. Se il drago è vivo adesso, ed è vivo anche dopo, o morite tutti, o il tempo può essere cambiato. Beh sì, hai ragione. Lo so che hai ragione. Appena troverò Fitz te lo farò sapere sicuramente. Non vedo l'ora di tornare a casa. Sono completamente insincero con questo. Noi siamo qua in realtà a cercare Fitz. Il resto è stato tutto un... di più. Tutto di disastro dipende di Halfling? Andiamo a controllare se abbiamo gli ingredienti. Vediamo un po' là. Intanto... diciamo così, voi andate di là, ci rivediamo dall'altra parte dell'isolato e troviamo un posto adatto per fare il rituale. Ok. Io prima di questa, io vivo e tranquillo. Fa fuori i nani, sì, fa sì, guardia sì, del sì, corpo. Sì, lo spingo via. Idiota, batte, schiocca le dita e scompaiono in un portale. Io mi guardo molto attentamente che non ci siano teste che sbucano da qualche parte. Cioè, lì sembrava abbastanza sicuro che si potesse cambiare tutto. Dobbiamo nascondere Fitz. Come noi nasconde Fitz? Perché lui vuole portare via Fitz. Se non è tutto scritto e noi possiamo cambiare le cose, possiamo veramente salvare il mondo. Salvare il mondo di che? Ah, giusto, noi dov'era, è vero. Noi perso... Possiamo farlo veramente. Perché non potrebbe esserci il drago qui se loro non potessero cambiare le cose, no? Sì, quindi se c'è il drago qui vuol dire che le cose si possono cambiare, per quello devono riportare avanti, perché sennò possono succedere casini e loro non vogliono che si cambino le cose, ma noi così possiamo salvare il mondo se si possono veramente cambiare le cose. Quindi in realtà c'avevo ragione, lui non può essere Nicandro, o è quasi impossibile che lo sia. Lui chi? Tame. Ma lui convinto è Nicandro? Sì, vabbè, che vuol dire, anche tu sei convinto di essere intelligente, però scusami. Quindi quando penso così, volevo dire... Io comincio a sentire di male di testa. Fatto sta che se nascondiamo Fitz e loro non lo riportano indietro, non lo riportano indietro neanche noi, possiamo salvare il mondo e poi torniamo indietro. E il mondo sarà molto più bello, in più ci saranno statue all'Accademia nostre. Saremo tra le persone più famose del macrocosmo. In questo momento tu leggi l'ottusità nel mio sguardo. Te lo dico. Io mentre andiamo a farci un giro di isolato continuo a parlare. Fate tutto il giro dell'isolato? Io adotto di antico di rimedio di orchi contro emicrania, prendo la rincorsa e tiro una testata contro una pietra. Adesso qua ti passa. Ok. Vedi? Perché tu hai spostato quella pietra, quindi quella pietra potrebbe rimanere e cambiare qualcosa nella storia. Io d'accordo su tutto, basta che tu smette, parla. 2 minuti. 2. Due minuti di umani. Ci sono. Un goblin.
2 minuti di umani. Per favore, tempo pietra, fa male testa, così male di testa di parla viene sostituito di male di testa di pietra. Ok, non ha molto senso, però... Cioè, non ha senso come... perché tu non capisci cultura orchi. E non la capirò mai, penso. Facciamo il giro. Fate il giro dell'isolato e vi trovate praticamente di fronte all'ingresso del palazzo imperiale, facendo il giro dell'isolato. Quindi non penso che questo sia un buon posto. Ci allontaniamo un po' di più se riusciamo a ribeccare i due tizi, se no ci allontaniamo a cercare un posto. Non li vedete. Noi non potere fare irruzione palazzo d'impero. No, noi dobbiamo trovare... Serve almeno altri due orti. Dobbiamo trovare Tain. Noi dovremmo andare di cercare Tain. Però come ci hanno trovato? Quindi c'era qualcun altro che ci seguiva. Loro c'era di qualcun altro che ci seguiva. Se uno è tanto gentile. Quindi non ha senso tornare alla casa lì dove pensiamo fosse il crociato. I seguaci. Però lui non avevano. Non erano anche vicino a un villaggio di Halfling che avevano un avamposto o qualcosa? Io non ricordo. No, noi di villaggio di Halfling ucciso era demone. Altro, era in un'altra era. No. Geologica. No, era di 300 anni avanti nel futuro. Il villaggio quello degli Halfling? No, il villaggio degli Halfling era qua. Qua e lì abbiamo conosciuto il capo, il tizio. No, l'abbiamo conosciuto in città dopo che siamo entrati. Che sosia di chi? Il sosia di Tain, dai. L'abbiamo conosciuto in città, qua, dopo che siamo entrati. Sì, sì. Non era un contatto di qualcuno lì degli Halfling? No, era un contatto di qualcuno qui in città. Nel villaggio degli Halfling c'era la demonessa che era il contatto di Fitz. Era giusto. E vabbè, non so dove cercarlo. Dobbiamo andare a fare domande in giro? Non mi sembra il caso. Noi potere di andare. Guardi intorno a me. Noi potere di andare in locanda dove noi fatto notte che offre impero. Unicorno, non mi ricordo più come si chiama. Sì, si potrebbe fare. Unicorno purpureo. Unicorno purpureo. Andiamo. Nel frattempo, noi stana chi ci segue. Sì, però al momento mi sembra non ci stia seguendo nessuno. Io controllo. Vai, controlla. Tu che sei guardia del corpo. Benissimo. 5. Tiro di merda. No, in effetti non mi sta seguendo nessuno. Certo. Perfetto. Sì, li abbiamo già seminati tutti. Fino a che non ci intrappolano prossima volta. Basta non mettere le mani quando vedi che un tuo compagno tocca qualcosa e si addormenta. Però non voglio dire che è colpa tua, Però se rimanevi sveglio. Arrivate non tanto lontano, perché era qua vicino, all'unicorno purpureo, dove in teoria avete ancora una stanza, perché avevano presa per qualche giorno. E il locandiere vi fa cenno con la testa. Avete visto per caso i nostri compagni? Uno di loro, sì. Quale? Ho un messaggio per voi da parte sua, quello più alto. Un messaggio? Tira fuori una. Grazie mille. Lettera. Mi do. Dagli una moneta d'argento. No, non c'è bisogno, è già stato pagato. Ottimo. Leggo. Stando attento che nessuno sbirci. Apri la lettera e la lettera è completamente bianca. Quello alto? Con la spada? Sì. Sembrava un po' più affabile del solito. Quindi non era Tain, era l'altro. Io lo descrivo. Sì, alto più o meno così, faccia, con una spada strana. Lineamento, faccia, peli sul corpo, barba, baffi, cose varie. C'era qualcosa che li differenziava Tain e l'altro tizio? Così a descrizione generica? Beh, Tain era più pallido sicuramente. Basta, però non è che uno c'ha magari i baffi, il pizzetto, no. Le basette lunghe, i capelli più lunghi. Vabbè, però Tain, da quando comincia a dare punti vita alla spada, gli vengono i capelli bianchi. Ah, giusto, aveva un po' i capelli bianchi brizzolati? No. Allora l'altro.
Provo ad andare di là e a esaminare. Mi sposto su un tavolo appartato e inizio a esaminare la cosa. Se magari inchiostro simpatico col limone o se c'è una cosa del La passi crociato. sopra la candela e La candela. infatti compare la scritta. È una scritta cifrata. Porca puttana. Provo a vedere se so qualcosa del cifrario del crociato. Tu hai punti col crociato? No. Ne Ok. ho due negativi con Lich King e uno con la sacerdotessa conflittuale. Due. No, sono cursed, non sono negativi, quindi non li posso usare. Puoi provare a tirare con la sacerdotessa, dato che la sacerdotessa e il crociato sono nemici. Ok, io ce l'ho Essendo tu nemico conflittuale. della sacerdotessa, potresti avere almeno un'idea. Ma no, non ce Assolutamente l'hai, no, e ho assolutamente ucciso nessuna. stupido idiota. Povero Assolutamente non hai nessuna idea. Magari mettendoti lì con calma sei abbastanza intelligente da riuscire a capirlo. Forse Broxnar. Stupido. Io provo, sai mai. Esatto, Guarda del corpo. vediamo se mi arriva qualcosa. 12, intelligenza? Sì. 19, 22. Se vogliamo essere precisi, comunque qua in questo caso avrei dovuto sommare cantastorie nobile sui messaggi cifrati. Però Eh, sei tu non che voglio non hai voluto tirarmi. fare. Te l'avrei lasciato fare qua. Sì, Lascia, bro. Ci capisci qualcosa? Perché un po' spizzicato perché sa leggere male, l'hai capita benissimo, però non sa leggere, quindi. No, più che altro non so parlare. gli esseri umani non sono bravissimi a scrivere come voi orchi invece. Certo, chiaro. Quindi fa un po' fatica. Poi scrive di solito arzigogolato, basta tre parole, uno, due, tre, esprime il concetto. Comunque, questa carta dice. Ascia, cuore e nano, le tre parole che servono. Esatto. Basta, tutto il resto è. Dammi tre parole, Asha, cuore, Esatto. nano. Se vuoi tu Anche, scuoti. Oppure Asha, nano, muore. Esatto, Asha non muore, tu puoi scrivere canzone se vuole. Dammi tre. Il messaggio tradotto alla bella e meglio da Broxnar dice di trovarsi sul lato est del muro del palazzo imperiale. Perché ha trovato il punto d'accesso. Brucio il messaggio. Non ha alcun senso. Perché non ha senso? Vogliamo attaccare nel palazzo? Si vede se loro hanno trovato accesso di Palazzo Imperiale Non lo senza so, questa che. non è arrivata da te. Io non so quanto mi fiderei. Già mi fido poco del crociato. Possiamo andare a vedere in lontananza. Fare cosa? Invertire parti. Io va a vedere, tanto sono grosso, vede comunque. Io tengo la Tu doppia rimani d'occhio, la abbozzo. situazione è lontano. Così almeno uno libero. Mi sembra un'ottima idea. Io Io va. Tu guarda. segue. Tu guarda. Andare. Grazie locandiere. Se lettera consegnato e trappola, io torno e stacca testa. Io sono solo il messaggero. No problema, in orchi, ambasciatore, porta pena tanto quanto tutti gli altri. Perché È sempre un piacere fare affari con letteralmente te. porta la pena, quindi. Appunto. Vedi che orchi ha ragione? E seguo Proxima nella sua avventura verso il Dovrò palazzo. dire all'imperatore di non far arrivare altri ospiti simili. Io mi giro mentre sto facendo, faccio. Un po' pazzo, tipo facendo il segno con la testa. Lui prende una mazza e la mette Io sul tavolo perché non si sa. allora faccio, non credo che potrebbe prenderlo come segno di ostilità. Mi Preferisco averla allontano. vicina. Vi allontanate nei vicoli della capitale, nelle strade della capitale. In realtà non ci mettete molto perché l'ingresso è verso sud, quindi voi siete lì davanti, vi basta girare il muro. A un certo punto, lungo il muro, ci Io mi sono fermo più i due lontano. coboldi. Sera! Salve. Eccoci. Siete stati voi a mandare il messaggio? Che messaggio? Non ci avete mandato un messaggio? No, abbiamo seguito il nastro con i pezzi. Ci Ah, avete c'era detto che nessuno. c'era un nastro con i pezzi? Siamo scesi a vedere. E cosa c'era? Dove finiva? Qui sotto.
C'è una botola anche lì da qualche parte? No, no, c'è della solita roccia. Quindi voi di entra con portale solito, poi di esce con portale? Noi sì. Noi no. Beh, ma ci sarà magari un ingresso. Noi di dovere trovare accesso contain. Vedi che loro manda messaggio perché loro ho trovato accesso. Che adesso andiamo a vedere dove fabbrica Golem. E poi ci sì, sarà ma fabbrica. Non c'è Tain. E noi aspettare Tain. Io l'aspetto un po' più in qua, che potrebbe essere una trappola. Io faccio supporto dalle retrovie di quei due. E mi allontano, mi nascondo un po' più in lontananza. Io di va verso porta di muro est del Palazzo Imperiale. Prova a fare una prova di investigazione con intelligenza. 8, 7, 15. Così a occhio non sapresti dire dov'è questo ingresso. Se c'è, è un ingresso segreto ben nascosto. Sì, ma scusa, ma te non hanno scritto quello lì o quel messaggio non diceva... Diceva est, lungo il muro est. Lungo il muro est. Ma non diceva né un'ora né un posto preciso. Non era il massimo del. Quindi facciamo un giro tutto lungo il muro est. Mm-hmm. E se non vediamo nessun segno, aspettiamo e aspettiamo gli altri. Tu non vuoi cercarlo? No, io sto là a tenere l'occhio teso se qualcuno ti attacca. Ok. Comunque non ti sembra di vedere nulla di... Su tutto il muro abbiamo già percorso? Io non scorgo di niente qui. Dover aspettare Tain. Se lui è scritto, o dover aspettare amico di Tain se lui è scritto. Non c'era un orario, quindi immagino di sì. Beh, io qua. Potrei aspettare, io siedo davanti. Aspettiamo fino a sera, perché tanto di solito queste cose si fanno la sera. Sì, se arriva guardia, cosa facciamo con guardia? Io uccide? No. Ma guardia? È dell'imperatore. Non puoi uccidere guardia dell'imperatore. Quindi tu come risolve se arriva guardia e caccia via? Noi siamo fuori. Questo è terreno pubblico, non ci possono cacciare. Se è terreno di imperatore, è di imperatore guardia e di imperatore città. Ma non ci può cacciare, è contrario alla legge. Non è proprietà privata, questa è strada cittadina, magari vicino al muro, ma noi stiamo un po' più lontano. Quindi noi siete in mezzo strada, lontano dal muro? No, stiamo fuori, chiacchieriamo, facciamo finta di fare altro. Cosa, aspettiamo. Cosa fare finta di fare altro? Non lo so, potresti contare fino a 10.000 goblin. Potresti imparare a suonare il flauto. Se tu volevi insegnare, io allora, imparare a suonare. Funziona così, sì. Allora, prendi. Vedi, qua si fa. E quando fai la terza nota ti inizi a sollevare da terra. Mi fermo. Non sai come tornare giù. E torni giù. Sempre essere un esperto su queste cose. Allora, se tu soffi in questo ordine, non c'è bisogno neanche di fare buona musica. Infatti qua avrebbe dovuto farlo meglio questo. Ma flauto di orchi è perfetto così. Non serve fare grande musica, serve fare di musica semplice che tiene effetto. Se soffi da sinistra a destra ti alzi, se soffi da destra verso sinistra ti abbassi. Mi raccomando, non così che te lo ingoi, ma lo appoggi sotto e devi suonarlo soffiando come non è, immagino che voi orchi non prendiate le foglie per fare i fischi quando siete giovani nelle colline, no? Voi strappate tutto e distruggete. No, ma noi di foglie si mastica, poi sputa e appiccica su ferita e guarisce giorno. Ecco appunto. Immagino che tu non abbia mai visto neanche un bicchiere di cristallo, quindi il suono. No, noi i bicchieri fare di guano perché migliora fiato. Mi sembra sensato. Quindi ok, soffia in questa direzione. No, così. Ok, io do in mano e mi tolgo la mano. Io lancio un soffio proporzionato ai miei polmoni. Ok. Tipo sirena di nave. Spostandolo anche o fai una nota? No, faccio una mononota. Fai un rumore. Un rumore basso che si sente tanto fino a che non inizia. No. Se smette il suono, non ci devi sputacchiare dentro. Aspetti, ti umetti un po' la bocca e poi devi soffiare. Il labbro di sopra va un po' curvato. Cosa umetti? La bocca sul flauto lo metti. Umetti? Cosa vuol dire? Tu metti la bocca sul flauto. Io metto a spiegartelo, ok. Che cosa vuol dire veramente?
Va bene, faccio una bella svirgolata verso destra, quindi a salire. Inizi a salire e sali ancora e sali ancora e vedi oltre le mura del palazzo dell'imperatore. Scendi, scendi, non so se si può volare qui. Da qua vedo qualcosa. Vai, fai una prova. Io intanto sono sotto che mi sbraccio, faccio torna giù, torna giù. 10 17. Dall'alto ti sembra di vedere un carretto che si sta avvicinando a voi, tirato da un tizio incappucciato, e da come si muove non rispecchia assolutamente quello che sembra, perché è il tipico carretto di uno senza fissa dimora che va di città in città raccogliendo sporcizia. Però si muove troppo impettito per essere uno che raccoglie sporcizia. Ok. Torna giù! Giù! A parte questo, noti che ci sono poche guardie sulle mura. Ce ne sono alcune nel cortile di sotto. E noti anche che alcune di queste guardie stanno montando dei pezzi di golem in un angolo abbastanza nascosto del cortile. Del cortile. Come se avessero fatto il turno delle guardie di notte. Al contrario, apposta. Al contrario. Pu, 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 pu. E torni a terra. Allora, flauto degli orchi. You're welcome. Si avvicina il carretto e il tizio si toglie il cappuccio. È l'amico di Tain. Vedo che avete avuto il mio messaggio. Sì, un orario sarebbe stato più gradito, ma fa niente. Questo è l'orario del crociato. Quando il sole scende e gli dei della luce non guardano più col loro occhio malvagio su questo mondo. E ci sono innocenti da uccidere. E vai, viva il crociato. Se vuoi sapere cos'è esserci di sotto di città... Se sono da uccidere non sono innocenti. Peccato che la vostra concezione di innocenza sia molto diversa da quella della gente normale. Perché quella della gente normale è errata. Indubbiamente. Immagino tu abbia parlato a lungo con Tain. Sì, gli ho dovuto spiegare due o tre cose. È troppo molle. Immaginavo. Ci ho messo mesi per... Comunque, per noi adesso fa qualcosa che li mette d'accordo tutti. Noi entra dentro perché dentro stanno dimontando i golem. L'ho mandato avanti. Dove? Nel palazzo. Dov'è l'ingresso? Ti indica un po' più avanti. In giro vedi se ci sono i coboldi. No. Se vedi delle lucertole, dei cani orcheschi... Ti guarda male. Ignorali. Ci sono dalla nostra parte. Ok, va bene. Come desideri. Ho mandato te in avanti in modo che facesse un po' di ricognizione. Era da solo? Dove erano Fitz? C'era per caso anche l'altro vostro amico, quello che ha combattuto con noi? Sì, il nostro Will era con lui. Almeno quello. Mi sembra abbastanza sensata come persona. Fitz non so dove sia. Tu non c'era, ti sei perso la battaglia nell'arena dove noi siamo stati. Io ho fatto altra battaglia. E dove io ho salvato centinaia di persone del pubblico. Ma veramente di cronache di cittadine dicono che tu prendo palline in faccia per tutta partita e poi risvegliato quando dovere salvare pubblico. Quindi non è che avere fatto tutto. Beh, la maggior parte. Sicuro? Beh sì, se tu ci fossi stato, ma in realtà eri a fare altro mentre noi sacrificavamo la vita... Ma non è il momento per parlarne. Ingresso. E proseguiamo. Si avvicina al muro. Schiaccia una mattonella che assolutamente non aveva nulla di particolare. Come l'avete trovato? Abbiamo i nostri informatori. Si apre una piccola porta nel muro. Hai ripreso la connessione? Probabilmente. Si apre una piccola porta nel muro e ci sono delle scale che scendono. E qui si chiude la quindicesima puntata. La quindicesima puntata della tredicesima era della quarta stagione. Fumble Now! Fumble Now!
primo podcast di giochi di ruolo live play now face to face Wanagishon Matsanagami. Esatto. Abbiamo giocato a tredicesima era. Se volete comprare tredicesima era, oltre a essere in bundle il PDF oggi su Humble Bag of Holding, c'è il link all'edizione cartacea nelle note della puntata. Se lo comprate da Amazon arrivano dei soldi a noi, se invece lo comprate in PDF no, quindi compratelo cartaceo, anche perché averlo cartaceo è più bello, come dimostra la collezione di Fumble. Ho trovato il nome per lo spin-off, vedete, tipo Masha e Orso, Bardo e Orco. Che bello. Orco. D'altra parte sono io quello che parla sempre, l'altro sì, non parla mai. Sì, sì, è proprio uguale. Potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare i nostri gadgets, oppure comprare il manuale di Urban Heroes usando il codice FUMBLENOW. Vedi, c'è anche l'effetto speciale oggi con la macchina del fumo. Effetto fumo, esatto. Oppure potete andare su qwerty.it/associati, diventare soci e permetterci di comprare cose come... Cioè, adesso se qualcuno sta guardando o guarderà, se state ascoltando il podcast, andate al minuto, non lo sai perché la tagli poi, no? Sono 2 ore e 23. Andate a 2 ore e 23, guardate questa scatola e poi guardate che la giro su un lato. Guardate lo spessore di questa scatola, che è la cosa più importante. Guardate più che altro lo spessore rispetto al manuale di tredicesima era, per farvi un paragone. Come quando metto la banana a confronto. Alti sono alti uguali. Lateralmente anche sono larghi, esatto. Uguali, ma perché questo è invisibile. Certo. Immagino che anche il prezzo sia diverso. Anche il prezzo è diverso, anche perché adesso la Games Workshop ha ritirato tutte le licenze, quindi la Fantasy Flight non potrà più stampare questo gioco, quindi questo e questo è quanto. Ottimo, e poi tra l'altro la cosa figa è che ho visto prima, c'hanno i token con i punti ferita, sembra molto carino, cioè meno interattivo... Costa 110 euro, ma c'è dentro roba. Sì, dentro ci sono quattro manuali. Sono quattro manuali, i token, le miniature, i dadi, le carte. Considerando le che schede. Alcuni manuali sono quelli speciali, no? Tipo prete, mago, eccetera. Che quando ci giocavi, tipo in 3.5, in Advanced, i manuali ti costavano quasi quanto un manuale normale. Quindi con tre manuali hai voglia spendere 100 euro. Esatto. Infatti. E sentite anche che rumore fa quando lo appoggi. È anche impossibile da aprire perché è talmente grossa che non si deve alzare dal tavolo, non puoi farlo da seduto. E a proposito di tavolo, andate ad ascoltarvi l'ultima puntata di Com'è quel gioco, dove abbiamo giocato con Miss Meeple e Ilaria e abbiamo giocato a Gloom, esatto. Che è un po' gioco di ruolo alla fine. Sì. Per un certo aspetto, andate a vedere, per un certo aspetto è un gioco narrativo. E ci sono dei bellissimi personaggi in questa puntata. Ah, morte. Soprattutto i tuoi, il caro cugino tuoi di Sara e poi non diciamo com'è finita, andate a vederlo, il buon, ma ci sono delle sorprese. Ovviamente lo trovate su QWERTY.it o su Spreaker o su iTunes o sul canale YouTube. Se andate sul canale YouTube c'è anche tutta la partita, se lo ascoltate in podcast e basta, c'è solo l'intro e la recensione. Yes. Anche lì trovate eventualmente il link per comprare il gioco su Amazon. Detto questo, settimana prossima torniamo sempre di venerdì, sempre con tredicesima era. E vediamo se riusciamo a picchiare un drago, cazzo. O se prima c'è una marea di nani da far fuori. Chi lo sa. Beh, ma ci sono anche un sacco di golem in teoria impazziti. Eh sì. Ci daranno una mano. Forse. Sì. Vediamo. Vediamo quante barbe, barbe di nano riusciamo a fare. Nella prossima puntata di Bardo e, Bardo e Orco. Bardo e Orco. Nella prossima puntata di Bardo e Orco impariamo come fare una collana di barbe di nano. Esatto. La parte... Vedete la colla nanica. Esatto, è Orc Attack. È Orc Attack. Orc Attack. Prendete la barba di nano. Fatto. Fatto. Bene. Quante ne avete prese? Legate con filamenti di legamenti di nano. E ora guardiamo come si chiamava il campione a Bragg. Brad Krogan. Beh, adesso vediamo Brad Krogan cosa ci fa vedere nel suo speciale art. Sai che c'era il tizio che faceva quello i disegni per non avete una barba, prendete un nano e strappate la barba. Oppure se sono bambini nani, strappate tutti i peli e fatene una barba, così li potete intrecciare. Questo sì che è artigianato. Eh sì.
Se qualcuno di voi passa dalla fiera del fumetto di Novegro, scrivete a @FumbleGDR, così domani beccate Claudio che porta Clotes e giocate, perché è un gran bel joke. Se esatto. invece non ci siete, ma ci siete a Milano il 17 giugno al Feria RPG Day, anche lì. Che giorno è? Sabato. Sabato. Yes. Se me lo ripeti prima, non prendo l'impegno e vengo anch'io. Ok, sono tre settimane che lo dico, però va bene. Sì, te lo ricordamelo quando prendo impegni da quella settimana. Che ne so io quando prendi impegni quella di settimana? Di solito all'inizio settimana. Ok. Perché di solito gioco a D&D il sabato. Va bene. Però se è un evento si può fare. Va bene, ti metto anche perché un reminder automatico. Perché se c'è un sacco di gente che vuole giocare a Clotes, faremo facciamo due tavoli, uno lo masterizzo io. Così capite, vedete la differenza, potete farli tutti e due, vedete cosa vuol dire giocarci bene, masterizzarlo un po' così. Vediamo se rende. In più... dovrebbero esserci dei manualetti di quick start delle regole con una versione ridotta, però hai che vi potete soldi, portare a casa con no. le donazioni di QWERTY. No, lo pago di tasca mia. Ci sentiamo settimana prossima, sempre con Fumble, sempre su buonanotte. Buonanotte. Andate a lasciare recensioni QWERTY NOW a 5 barbe di nano su iTunes. Esatto. Barbe NOW perché è tutto now. Gianni NOW.